I ragazzi mi dicono anche che è stato avviato lo streaming. Okay. Grazie per, per la vostra pazienza e per la vostra partecipazione qui. Abbiamo atteso un po' che salissero tutti perché eh, giù si è ritardato l'accesso e quindi abbiamo accumulato un po' in ritardo, però spero che. Eh, Sarete comunque contenti di essere, di essere qui e quindi ringrazio anche chi ci segue in, in diretta streaming. Ehm, voglio salutare e ringraziare questi prestigiosi relatori che vi presento subito, che sono la filosofa Maura Gancitano, la mia sinistra, il professor, professor Marco Guzzi, che conosciamo anche bene, e poi... Il vicepresidente della Camera, che è anche il mio collega e deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Io mi sono presentata allo scorso seminario, sono Dalia Nesci. Ho voluto fortemente questa iniziativa qui alla Camera dei Deputati. Devo dire che Marco Guzzi mi ha dato un contributo davvero prezioso. Eh, L'ho voluto fortemente e eh, ho deciso di, chiam di chiamare anche questo ciclo oh, seminari rivoluzionari di filosofia. Come sapete eh, sono stati ispirati ad un uh, discorso pubblico che Beppe Grillo tene nel 2013 all'ultima campagna eh, elettorale per le politiche eh, è infatti è intitolato Parole guerriere. Parole guerriere perché eh, quella volta eh, Beppe Grillo sul palco c'era anche Gianroberto Casaleggio, eh, fece una, un discorso di, di profondità. Un, un discorso che veramente eh, toccava lo spirito delle persone eh, e parlava del, del linguaggio di profondità che dovrebbe utilizzarsi nella dialettica politica. Quindi queste parole guerriere erano, erano e sono, perché noi per fortuna le utilizziamo ancora, parole eh, dirompenti che vogliono entrare nell'animo delle persone. E eh, come conseguenza del, del primo seminario, il primo seminario è stato eh, sul, sul potere delle idee, convinti che dietro ogni azione ci sia un pensiero, un'idea che quindi va formulata, sostenuta, eh, oggi parliamo eh, di come le idee e le azioni che poi possono eh, scardinare anche dinamiche e comportamenti sociali, quindi cambiare effettivamente eh, la società in cui viviamo, allora la società in cui viviamo oggi è proprio la società della trasparenza, che è il titolo di oggi, eh, su cui eh, bisogna interrogarsi e interrogarsi anche sulla questione morale in una società del genere, che possiamo anche definire la società de del web, della rete, poi eh, su, su questo e anche sulle sue, eh, sui suoi pericoli. Sulle sue deviazioni eh, ci parlerà nello specifico la filosofa eh, Gancitano, eh, Marco si concentrerà di più sulla, sulla questione morale, mentre io e Luigi vi vogliamo dare una testimonianza viva di quella che, che è per noi questa, questa attività di, eh, di trasparenza. Eh, io voglio raccontare una, una breve testimonianza di, di ciò che accade ne, nella mia regione che è la Calabria. Eh, perché eh, per noi la, il principio di trasparenza ha informato tutta l'attività politica del Movimento 5 Stelle anche sui territori e nelle istituzioni. Dove non, ha, non siamo una, una forza di governo che ha altre complicanze, eh, comunque abbiamo la difficoltà di far uh, uscire fuori dei temi, delle informazioni. Eh, sappiamo bene. Eh, però, che eh, avere informazioni, avere nozioni non significa di per sé eh, avere una cultura oppure eh, disegnare eh, attorno a sé eh, il mondo che si vuole e le modalità eh, eh, diciamo, di, di vivere e di interagire con, con gli altri. E quindi, questa forse è una difficoltà che nel, nel corso del seminario. Eh, affronteremo. Eh, ad ogni modo per noi è stato oh, illuminante poter avere eh, dei canali e anche attraverso il ruolo che svolgiamo in questo momento io e Luigi di parlamentari. Eh, poter dire delle cose che altri non avrebbero mai detto eh, e dire, eh, ed essere davvero la voce dei cittadini anche su questioni scottanti che non trovano posto nei media tradizionali. Così come eh, questi seminari che vogliono proprio trattare argomenti che sicuramente nel mainstream non, eh, non troveremo mai, eh, e quindi vogliono essere un, un continuo eh, eh, laboratorio anche diciamo, di, di idee, di di pensiero perché serve a noi eh, articolare anche questa questa tensione spirituale, quindi saluto proprio in questo momento eh, i miei colleghi Laura Castelli e Sergio Battelli, ringrazio per essere qui. Eh, perché è importante appunto che ci interroghiamo eh, al di fuori delle contingenze delle, delle piazze oppure del momento in cui, dentro le istituzioni, dobbiamo dire delle cose. Eh, vedete, in, uh, eh, la Calabria, come sapete, è un territorio molto complicato dove sono molto frequenti le, le delegittimazioni, le censure. Eh, in particolare, la mia esperienza è stata proprio di censura e oscuramento eh, non solo del, del mio lavoro, che sarebbe a questo punto ben poca cosa. Cosa, ma di argomenti cruciali che toccano la vita delle persone e io in questi anni mi sono occupata di diritto alla salute, perché eh, grazie alla, al ruolo che, che, che posso svolgere in questo momento. Eh, sono riuscita eh, diciamo, ad attivare dei meccanismi di, eh, di trasparenza, di illuminazione di alcuni eh, argomenti che venivano dati per assodati eh, oppure eh, per eh, in come, veicolati in maniera semplicistica. Voi sapete che eh, la narrazione eh, quasi eh, unica de del Sud, e in particolare della sanità calabrese, è che c'è la malasanità diffusa ma può essere solamente questa mi sono chiesto e ci siamo chiesti tutti noi eh, la, la causa del, dei mali della sanità calabrese non poteva essere e credo che noi abbiamo anche ha eh, avuto questo, questo piccolo merito, cioè di andare eh, alle, alle origini eh, di questa recessione che non è solo economica ma è anche morale e culturale e quindi ci siamo messi con grande umiltà, devo dire, con chi ci ha dato una mano perché magari più competente di noi su alcuni temi, siamo andati a studiare e ho documentato intanto con la mia presenza le ispezioni che ho fatto in quasi tutti gli ospedali calabresi. Eh, che ovviamente gli ospedali sono sovraffollate, le strutture pubbliche intendo, eh, abbiamo dei pronto soccorso che eh, somigliano per lo più dei, dei lazzaretti o comunque dei presidi di fortuna. C'è una mh, diffusa diciamo, disumanità anche nel trattamento dei malati, lo dobbiamo dire, eh, una mancanza di riservatezza e questo è, è dovuto sicuramente alle, eh, ai tagli brutali che sono stati fatti alla spesa pubblica, in particolare alla sanità. Ovviamente derivanti da politiche monetarie assurde che hanno, messo, che anzi, che hanno subordinato i diritti primari all'equilibrio di bilancio. Quindi questo è sicuramente una, un tema che è all'origine dei mali della, della sanità pubblica che è stata via via smantellata. E allora abbiamo toccato in Calabria un altro tema che veniva dato per assodato. C'è un debito nella sanità calabrese e quindi va, va ripianato a qualsiasi costo, ripianato con i fondi FAS, con risorse che invece erano destinate ai giovani oppure alle infrastrutture, una follia direi, perché per ripianare questo, aggiungo oggi, fantomatico debito, perché ho potuto documentare la truffa eh, del piano di rientro e del commissariamento della sanità calabrese che ne è derivato e, e abbiamo visto dunque eh, che si è badato semplicemente a tagliare delle risorse, non ad efficientarle oppure ad eliminare gli sprechi. E quella eh, illegalità diffusa. Che già negli anni aveva certificato una commissione ministeriale d'inchiesta che era arrivata eh, all'improvviso in Calabria di corsa perché. Eh, erano morti tre minorenni in Calabria, Monteleone, Ruscio e Scautellà per dei semplici eh, interventi di appendicite. Quindi da quel momento ci si è accorti che la Calabria aveva un grosso problema. E guarda caso si era rintracciato il problema proprio nell'illegalità diffusa nei condizionamenti della criminalità organizzata. Che nessuno di questi eh, commissari nel tempo è riuscito ad estirpare, soprattutto gli ultimi due sono stati eh, da me e da tutto il Movimento 5 Stelle in Calabria a Ferocemente e ha ragione perché i commissari che nominati dal governo dovevano innanzitutto non produrre almeno essi stessi delle illegalità. Invece le abbiamo visti conniventi in nomine illegittime della sanità, negli sprechi, negli appalti non controllati. E ovviamente sarebbe lungo il capitolo Calabria da raccontare, però per dirvi. Eh, che eh, sicuramente eh, tanti, eh, tanti temi, eh, ripeto, che venivano dati per scontati perché il commissariamento era visto come una cosa diciamo, positiva, eh, ottimale, in quanto da spreconi calabresi dovevano aiutarci in qualche modo a risollevarci. E così non è stato. Si è, eh, tutto, oh, uh, si è capito invece che era una truffa per tagliare ulteriore eh, risorse alla sanità. Luigi lo dice spesso, eh, usano la sanità come un banco, ma è vero, perché lì. Basta fare tagli lineari, posti letto, reparti, strutture e poi chi se ne frega dei fabbisogni e delle patologie che magari insistono in un dato territorio per particolari condizioni, per stili di vita, per mille motivi. Forse dobbiamo anche ripensare eh, il, il riparto del Fondo sanitario nazionale alle regioni, deve avere criteri diversi, più eh, umani, più aderenti ai fabbisogni e alle patologie che insistono eh, su quel territorio. E dunque per me e per il Movimento 5 Stelle è stato fondamentale. Avere questo sbocco di trasparenza che ci hanno dato i social media, eh, altrimenti all'inizio eh, non saremmo riusciti a, a squarciare questo, questo velo di negazionismo su tanti problemi, su tante eh, denunce che nessuno aveva il coraggio di fare. Quindi, noi continuiamo con eh, quest'opera eh, di trasparenza che sicuramente eh, a noi dà la possibilità eh, di aumentare le consapevolezze a, ad ogni livello, in ogni territorio, ognuno per il percorso. Poi, eh, poi che fa? E, e sicuramente eh, grazie anche eh, a questi canali, eh, eh, altri rispetto a quelli tradizionali, noi siamo riusciti a eh, destrutturare la retorica dei vecchi partiti, perché eh, siamo riusciti ad attaccarli, a smascherarli con la forza dell'argomentazione, della documentazione. Eh, vi devo dire che per l'esperienza eh, in Calabria non sono mai riuscita a risponderci nel merito, al massimo hanno preferito ignorarci. Eh, questa è la mia, mia breve esperienza che vi, che vi ho raccontato, ma magari nei prossimi seminari vi racconterò qualcos'altro. Eh, ci tengo quindi già a passare la parola agli altri eh, relatori e eh, in particolare passo la parola a Luigi per la sua testimonianza sul concetto di trasparenza. Grazie. Grazie Dali, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Un saluto prima di tutto ai relatori e a tutte le persone presenti. Eh, il Movimento 5 Stelle è nato grazie ad Internet. Molti di voi qui presenti, magari, facevano parte di un meetup, fanno parte di un meetup, poi sono entrati nelle istituzioni. La trasparenza è sinonimo, è legata necessariamente ad uno strumento che è la rete, che è Internet. Eh, già Roberto Casaleggio diceva che la trasparenza è strettamente legata ad internet. Presto sarà obbligatoria per tutte le istituzioni e per tutti i politici. Eh, la proprietà fisica della trasparenza è quella proprietà che permette alla luce di attraversare una determinata materia, un determinato materiale. In politica è un atteggiamento. La trasparenza non si ottiene soltanto con le leggi. Si parla da anni del Freedom Information Act. Che sarebbe la possibilità per tutti i cittadini di accedere a tutti gli atti pubblici dello Stato. Queste sono le leggi per creare la trasparenza. Io oggi vorrei parlarvi prima di tutto invece di questo atteggiamento, di questo modo di fare. Eh, io vedo due telecamere lì. Quando ho iniziato, domani ricorrono i dieci anni del primo V-Day, 8 settembre 2007, io ho iniziato quel giorno. Pochi giorni dopo, Beppe Grillo, se non ricordo male, lancia fiato sul collo cioè andare nei consigli comunali con una telecamera e riprendere i consiglieri comunali. Era una cosa di una semplicità inaudita, bastava avere una telecamera e anche per i consiglieri comunali credevamo fosse una cosa normale, erano sedute pubbliche. Andavi lì, li riprendevi e mettevi eh, il video che avevi fatto su YouTube, che poi entrava in una playlist nazionale collegata al blog di Peppe Grillo e tutti gli italiani potevano vedere il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, che è il mio comune fui cacciato dal Presidente del Consiglio Comunale per averlo ripreso poi la volta dopo eh, andammo con una richiesta ufficiale, fummo cacciati di nuovo poi scoprì di averla nel protocollo e ci dovette riammettere e il mio inizio di esperienza politica del Movimento lo ricordo con questa classe politica che aveva paura di questa telecamera vi assicuro che non facevamo neanche i montaggi agli inizi, cioè noi prendevamo il video integrale e lo caricavamo quindi quello che avevano detto lì c'era anche in rete, poi iniziamo anche a divertirci, a divertirci con i montaggi perché vedevamo che eh, davano il meglio di sé davanti a questa telecamera proprio perché eh, ne erano impressionati. Oggi io sono orgoglioso del fatto che abbiamo 45 sindaci che hanno istituito la diretta streaming del loro consiglio comunale, ma non solo, questa è una piccola cosa, per carità. Però segna già il passo dopo dieci anni eh, rispetto ad una fase dell'Italia in cui di queste cose neanche se ne parlava. La trasparenza non basta mai, anche nel movimento, se ne chiede sempre di più ed è giusto. È anche uno strumento di pressione politica verso le istituzioni, proprio perché se ne chiede tanta, poi le istituzioni iniziano a muoversi anche senza l'iniziativa del singolo gruppo politico che la richiede. Io mi ricordo sempre quando siamo arrivati qui alla Camera questo lo sappiamo per testimonianze di chi c'era prima, il solo arrivo del Movimento 5 Stelle qui, che era quello della diretta streaming, che era quello che ehm, faceva gli accessi agli atti, ha fatto scomparire, dico una cosa molto piccola, dalle ascensori un'etichetta che c'era, una targhetta, lasciare il passo agli onorevoli, che era su, tutte le asce era su determinate ascensori di questo palazzo e che giustamente si aveva paura che con uno scatto di cellulare finisse in rete e quindi diventasse di dominio pubblico. Eh, allo stesso tempo è bastato arrivare qui, vi posso assicurare, in tempi record, io ero, sono uno dei quattro vicepresidenti della Camera, che insieme ai tre questori di questo palazzo aveva diritto ad un appartamento riservato a due passi da, dalla Camera dei Deputati, gratuito, ti facevano anche la spesa. Ci sono state delle polemiche in passato perché si vedevano anche personale della Camera che portava queste buste della spesa in questi palazzi per rifornire i, i, i frigoriferi. È bastato arrivare nell'ufficio di presidenza. Io mi ricordo che il primo giorno, prima seduta dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, si alza un parlamentare non del Movimento 5 Stelle. Presidente, volevo dire che io rinuncio all'appartamento. E dopo una seduta furono aboliti gli appartamenti dei, dei parlamentari. Noi non facevamo neanche in tempo a rinunciarvi in sostanza, era bastato arrivare lì. Come mi ricordo, che eh, come primo atto di quegli uffici di presidenza, perché ricordiamoci sempre, noi nel 2013 siamo diventati la prima forza politica del paese. Eh, ma non è questo il punto, il punto fondamentale è che non se l'aspettavano gli altri partiti, e quel boom che ci fu nel 2013, creò. Poi un contraccolpo nei partiti che cominciarono ad accogliere queste istanze. Però noi, come abbiamo detto anche nella dichiarazione di voto sulla abolizione dei vitalizi qui alla Camera a luglio, per noi è sempre troppo poco e sempre troppo tardi, per una semplice ragione, perché poi in questi anni abbiamo visto eh, una intera classe politica negli ultimi vent'anni chiudersi in questi palazzi e non far uscire nulla di quello che stava accadendo. Colpevoli anche noi che abbiamo chiesto troppo poco in vent'anni. Poi, quando siamo arrivati noi, quando hanno visto che c'erano voti e consenso intorno a queste preferenze, allora hanno iniziato a muovere qualcosa. A me fa piacere, però non è bastato questo. La trasparenza diceva un atteggiamento politico: che cosa significa? Significa che quando tu porti luce lì dove c'è ombra, tutto ad un tratto coloro che di quell'ombra giovavano. Tutto ad un tratto iniziano ad imbarazzarsi e magari sono loro stessi a rinunciare a quella cosa su cui hai messo luce. Un'altra assurdità che ho trovato qui insieme a Riccardo Fraccaro, altro parlamentare dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, era eh, una cosa di cui ho dato notizia a ferragosto di quest'anno. Voi dovete sapere che questa è stata la prima estate in cui i parlamentari non si sono potuti far rimborsare le insolazioni e le punture d'insetto. Cioè, la, qui c'era una polizza assicurativa a carico dei parlamentari che consentiva eh, di essere risarciti da punture d'insetto, insolazioni, anche sommosse popolari perché lo sapevano e prima o poi ci arrabbiavamo. E quindi si sono assicurati. Questa roba qui è stata qui in vigore per anni, eh, per decenni. Poi arrivi, accendi un faro e non abbiamo cioè, noi abbiamo chiesto per anni di abolirla. Quando poi abbiamo acceso il faro a luglio del 2016 con un intervento in aula molto forte di Riccardo Fraccaro nel giro di sei mesi l'hanno abolita. E qui è un po' un cortocircuito, perché quando noi li abbiamo criticati loro ci hanno detto ma questa è una normale polizza assicurativa di qualsiasi azienda. E allora perché l'avete abolita poi dopo? Perché evidentemente non era una normale polizza assicurativa di qualsiasi azienda, era qualcosa di immorale. La trasparenza genera risultati politici, come atteggiamento politico, ma genera anche altra trasparenza. Voglio farvi un altro esempio. Qui alla Camera... Prima gli uffici dei parlamentari erano in due palazzi che si chiamavano Palazzi, si chiamano palazzi Marini. Pagavamo 30 milioni di euro all'anno di affitti d'oro per riuscire a pagarli. Ora tenete presente che quegli uffici sono adesso in immobili di nostra proprietà. Quando eh, siamo arrivati qui, eh, ovviamente, io sto andando un po' random, però vi sto citando una serie di voci di spesa che facevano parte di una nostra volontà: quella di capire perché questo palazzo in cui siete costasse un miliardo di euro all'anno di vostre tasse. Solo questo palazzo. Poi c'è il Senato 500 milioni, poi ci sono i ministeri. E quindi vai a vedere i bilanci. Però non hai la maggioranza per abolire le assurdità che sono lì dentro. Quindi, l'unico strumento che puoi utilizzare è rendere trasparente quelle informazioni che nessuno ha mai detto ai cittadini, farne una battaglia politica e creare il consenso pubblico. E a questo poi dopo arrivo, do, arrivo alla fine dell'intervento. Questi 30 milioni di euro furono oggetto della nostra battaglia, chiedemmo pubblicamente di eliminarli, di risparmiare questi soldi, anche perché li pagavamo dal 1998 con dei contratti senza clausola di recesso. Erano dei contratti che facevano un favore a quel prenditore, non imprenditore, che aveva 30 milioni di euro all'anno con un contratto da cui non si poteva recedere. La risposta qui fu non si può recedere a questi contratti perché la legge non lo consente. Ricordo sempre la risposta di Riccardo Fraccaro, guardate che la legge qui si fa, quindi volendola si modifica, la possiamo sempre modificare. E fu modificata una notte del 23 dicembre 2013 quando Alessandro I Battista si alza e dice: Oh, votate questa norma o oh, preparate cotechino e lenticchie che vi fate Natale qui dentro, al 23 dicembre. La norma passò, però non è questa la notizia: voi da tre anni non state pagando più questi 30 milioni di euro perché noi l'abbiamo denunciato e siamo riusciti ad ottenere il risultato di abolirlo. Ma ciò che è interessante, avviene il giorno dopo. In un'intervista, se non erro, al Fatto Quotidiano quel signore che prendeva i 30 milioni di euro va al fatto quotidiano e dice "È vero, io prendevo 30 milioni di euro". È vero che erano un sacco di soldi, soldi degli italiani, però io pagavo le campagne elettorali a tutti. E quando c'era un problema, quando c'è qualcuno o erano soldi o è tutto legale o erano soldi o erano assunzioni degli amici. Tanto è vero che poi questa società non se la passa neanche tanto bene nonostante prendesse tutti questi soldi, perché aveva dovuto affrontare tutte queste evidentemente esigenze politiche. Quindi trasparenza ha generato un risultato di risparmio, ma ha generato altra trasparenza, perché abbiamo conosciuto un'ennesima dinamica, un dinamica politica perversa, per cui i vostri soldi erano una partita di giro che tornavano nelle casse di chi aveva votato qui dentro l'approvazione di quei contratti vergognosi. Ora, eh, sempre facendo esempi su questo palazzo per la trasparenza, qui per esempio possono entrare tutti. Fino a qualche anno fa, eh, tutti scusate, possono entrare tutta una serie di persone fino a qualche anno fa non tracciabili. Eh, nel dicembre 2013, attraverso una registrazione del nostro collega Vincenzo Caso, scopriamo che un consulente gratuito della Camera dei Deputati era in realtà un lobbista che si batteva per difendere le pensioni d'oro durante la legge di bilancio. Eh, parliamoci chiaro, il, lo strumento della lobby e dei lobbisti esiste in tutto il mondo, però in tutti i paesi d'Europa ha delle regole chiare. Se vuoi entrare in un palazzo come questo ti devi registrare in un registro, se ti registri in quell'albo poi puoi partecipare alla stesura delle leggi in maniera trasparente, ma se violi le regole del palazzo poi alla fine sei fuori dal registro, fuori dal palazzo e fuori dagli strumenti di partecipazione. È, questa è stata una battaglia per anni, adesso è stata avviata un eh, una timida iniziativa di registro non obbligatorio, però la cosa interessante di tutto questo è che eh, per esempio, più volte qui in questo palazzo abbiamo riscontrato che ex parlamentari che possono accedere col tesserino erano anche lobbisti di aziende. Quindi, qui dentro, quando si fa la legge di bilancio, che è la vecchia legge finanziaria, che è il momento in cui si decide dove inviare i soldi delle vostre tasse ogni anno. Fuori dalla, legge, fuori dalla Commissione Bilancio e Finanze Congiunte che vota questa legge, fino a qualche anno fa e tuttora in parti minori, eh, in, con un fenomeno più piccolo, c'è cioè questo mercato per il quale i rappresentanti istituzionali delle grandi aziende, solo alcuni, perché possono accedere solo gli amici degli amici, potevano accedere solo gli amici degli amici, vengono e... Passano emendamenti proposti ai parlamentari che passano, ti prego me lo approvi questo emendamento, vai in commissione, lo voti, mi approvi queste due righe, ogni due righe di quelle sono 20, mili 20 milioni di euro che vanno verso i carbon fossili, 10 milioni di euro che vanno verso il cemento. Ogni emendamento del genere rappresentava appunto un mercato, una contrattazione. Io non vi sto parlando di cose illegali, io vi sto parlando prima di tutto di un atteggiamento che qui dentro è andato avanti per troppo tempo, che era quello del, vabbè, in questo palazzo nessuno ci controlla, nessuno ci viene a vedere e poi alla fine, dobbiamo dire anche, siamo tutti d'accordo. Quando è che si è scardinato questo meccanismo? Quando è arrivato qualcuno che non era d'accordo con tutti e che portava questa carica di trasparenza, perché poi... È difficile che da noi vengano a fare una proposta indecente, perché lo sanno che poi, bene o male, noi abbiamo voi che ci controllate con tutti gli strumenti che oggi sono a disposizione e che abbiamo imparato ad utilizzare. E soprattutto questo è un movimento che basa il suo consenso esclusivamente sul consenso puro, non ha altre dinamiche di approvvigionamento di voti. Quindi noi sappiamo che finché rispetteremo le parole guerriere, i principi generali continueremo ad avere un consenso che ci permetterà, speriamo, tra sei mesi, di arrivare al governo di questo Paese. Però il punto fondamentale che eh, vorrei trasmettervi è che poi alla fine basta incarnarla la trasparenza per cominciare a generare dei risultati. Come dicevo, non basta mai e qui dentro io non sono assolutamente soddisfatto di quello che si è fatto. C'è tant'altro da fare. Per esempio, sono quattro anni e mezzo che da Vicepresidente della Camera chiedo l'elenco di, que di quelli che prendono il vitalizio. Non esiste che si possa accedere a questo elenco. Abbiamo elenchi ufficiosi ricostruiti sulla base dei vari ehm, parlamentari che si sono, sono andati fuori carica per un periodo e quindi si fanno i conti. Qual è il problema vero di tutto questo? È che oggi eh, la trasparenza è sicuramente un valore e poi però ha bisogno necessariamente di partecipazione, perché noi vi possiamo mettere a disposizione tutti gli atti che, possibili e immaginabili, possiamo mettervi a disposizione tutte le informazioni sugli scandali e sulle cose immorali che succedono qui dentro. Ma se non c'è pressione politica da parte della cittadinanza per chiedere che quelle cose che sono emerse vengano affrontate o abolite nel caso di eh, indecenze, e allora poi ci ritroviamo eh, con questo processo che si ferma. E secondo me è su questo che dobbiamo lavorare ancora. Io credo che dall'8 settembre del 2007 settembre, al 7 settembre del 2017 ci sia sicuramente una parte di popolazione molto più consapevole perché, non solo grazie al Movimento 5 Stelle, perché i nuovi strumenti di comunicazione come internet, come i social, ma anche come un nuovo modo di essere in società, cioè noi ormai... Come cittadini sempre di più ci mettiamo insieme intorno a dei temi, approfondiamo insieme dei temi. Lo facciamo perché? Perché incontriamo magari anche grazie alla rete tante persone che hanno temi in comune con noi, poi cominciamo a svilupparli insieme. Questa era l'idea del meetup iniziale, quando non esistevano i social network, quando non, esiste, eh, quando non esisteva Twitter, Facebook o altro, o quantomeno in Italia non erano eh, sviluppati. Quindi, questo meccanismo della trasparenza ha sicuramente generato più informazioni, tante, oggi informarsi è sempre di più una professione, bisogna dedicarci tempo, bisogna mettere insieme tutte queste informazioni che arrivano e distinguere quelle vere da quelle false e soprattutto poi secondo me la trasparenza non può essere fine a se stessa, deve generare necessariamente un moto culturale, un movimento culturale nella popolazione che porta poi non solo a chiederne sempre di più, ad esigerne sempre di più, ma a accendere la luce e i riflettori su quel tema e cominciare poi ad affrontarlo. Eh, io penso che oggi siamo in un momento del nostro Paese in cui grazie al Movimento 5 Stelle c'è più trasparenza, però c'è ancora tantissimo da fare, perché come vi dicevo siamo minoranza. Eh, Prima vi ho parlato dei nostri 45 sindaci. Il lavoro che fanno io lo seguo ormai da tre anni, con tutti gli annessi e connessi del caso, con tutti i problemi del caso e affrontare e lavorare insieme alle nostre amministrazioni che hanno seri problemi. E per esempio, in un comune grande come quello di Roma, che è il comune più grande che noi stiamo governando, mi sono premurato in questi mesi di seguire il lavoro che sta facendo la professoressa Marzano, che è tra l'altro il nostro assessore che si occupa anche di trasparenza. E so che magari tra di voi ci sono i nostri consiglieri comunali. In Italia i consiglieri comunali non hanno accesso a tutti gli atti del loro comune. A volte capita che si neghino degli atti, è capitato a volte. Non sempre, non in tutti i comuni, ma capita che ci sono questi problemi. Uno dei primi atti portato avanti dalla professoressa Marzano è quello di permettere l'accesso digitale. Ai cittadini e in particolare ai consiglieri e a, consiglieri comunali e assessori degli atti del Comune di Roma. Questa è una cosa che, se diciamo in Svizzera, in Germania e in Francia si fanno una risata magari. Eh, il um, Freedom of Information Act, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti è degli anni sessanta. 60-70, di questo stiamo parlando e qui ne stiamo ancora parlando. Anzi, il problema vero è che è stato pure fatto. Ma è stato fatto all'italiano, mettendoci dentro solo quello che piaceva, non creando il vero, la vera liberalizzazione e l'accesso ai documenti. Come l'assessore la, Marzano è la prima che sta sperimentando l'open agenda, cioè sapere sempre il tuo assessore o il tuo sindaco o il tuo consigliere comunale, cosa fa, che ora lo fa, chi incontra e chi non incontra. Questa è un'altra regola de, eh, degli strumenti di trasparenza delle istituzioni, per esempio americane, anglosassone in generale, dove anche esistono delle strumentazioni che permettono di sapere anche alla Casa Bianca chi accede e chi non accede, gli incontri. Eh, questo crea sicuramente trasparenza, ma deve creare un'altra cosa poi, persone che vanno a usufruire di questa trasparenza. Il registro dei portatori di interesse è un'altra iniziativa che sta portando avanti la nostra assessora Marzano e questo lo stanno facendo tanti altri nostri sindaci con tutti i problemi del caso e tutte le resistenze legate alla legislazione nazionale, ad una legislazione che è ancora bloccata. Poi, e vado verso la conclusione, c'è da dire anche un'altra cosa. Noi a volte con la trasparenza abbiamo fatto anche qualche... Come dire, Abbiamo avuto qualche imprevisto. Per esempio, questa è l'Aula dove noi ci riuniamo come eh, gruppo parlamentare. Eh, le prime riunioni le abbiamo fatte in streaming. Poi ci siamo resi conto che quando progettavamo la strategia di gruppo per eh, riuscire a battere la maggioranza, la maggioranza sapeva la nostra strategia prima che arrivassimo in Aula. E quindi, quando si decide di strategia, quando si fa un'assemblea di gruppo, abbiamo dovuto sospenderla. Ma questo non vuol dire che la trasparenza non sia un valore, semplicemente ci ci sono in alcuni casi dei momenti eh, in cui non puoi utilizzare quello strumento, ma ne puoi utilizzare altri, che sono i resoconti, i verbali, i registri di presenze, puoi sempre garantire il racconto di quello che succede all'interno di un'istituzione. Poi c'è un altro tema, eh, la trasparenza significa anche non avere scheletri nell'armadio, cioè eh, noi siamo ormai da dieci anni in ballo, oltre dieci anni, perché il primo meetup è nato a Napoli nel 2005, poi eh, nel 2007 è iniziato il v -Day. noi non volevamo neanche candidarci fino al 2009, che sono nate le liste civiche, perché credevamo nei signori che stavano in questi palazzi. Gli portavamo le proposte di legge, gli portavamo le proposte di programma, credevamo che questi signori potessero ancora accogliere le nostre proposte, non l'hanno fatto. Però in questi dieci anni eh, un movimento che chiede trasparenza deve essere trasparente. E a noi fanno le pulci ogni giorno perché pubblichiamo i resoconti dei nostri stipendi online da quando siamo entrati qui dentro. E chi non pubblica i resoconti dei propri stipendi ha il coraggio di, di criticare noi sui resoconti dei nostri stipendi ogni anno è tradizione, Nel a luglio ad agosto, quando si fa il bilancio della Camera, noi chiediamo il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, come già facciamo, e il rendiconto pubblico dei rimborsi perché sono forfettari e non da rendicontare la maggior parte. E loro prendono ti rendiconto.it, ah, tu hai speso 10 euro di caffè in più, tu hai speso 20 euro. Ed è fantastico perché noi a questa cosa rispondiamo sempre, possiamo fare sempre di meglio però voi quando iniziate invece e questa ro questo atteggiamento se noi lo conserveremo sempre anche quando andremo al governo come quando andiamo al governo degli enti locali e degli enti territoriali finché conserveremo questo atteggiamento non significa che non sbaglieremo non significa che non faremo errori ne faremo ma ne faremo con la buona fede di chi queste informazioni le ha rese pubbliche per primo e chi queste informazioni sa che diventeranno pubbliche, perché ovviamente un movimento che chiede trasparenza poi è obbligato a garantire il massimo della trasparenza. E ovviamente quando vediamo i nostri colleghi che leggono i rendiconti di Italia 5 Stelle, i rendiconti dei nostri stipendi, eh, i rendiconti delle associazioni del movimento, ogni volta che lo fanno i parlamentari delle altre forze politiche. Siamo sereni del fatto che siamo trasparenti perché anche a loro arrivano le informazioni che riguardano direttamente noi. Io spero di aver dato un contributo. Poi, le parole in generale eh, hanno un grande peso, quindi, trasparenza dipende da noi. Che peso vogliamo dare a questa parola può significare tutto e niente, come in generale tutte le parole che pronunciamo. E quando Dali l'organizza una cosa del genere, che eh, soprattutto grazie agli autorevoli interventi. Dopo di noi eh, potrà approfondire un tema senza i ritmi mediatici, senza i ritmi forsennati anche del post o del tweet o del social. Eh, sicuramente stiamo eh, permettendo alle parole di avere il peso che meritano. Spesso mi capita quando faccio interviste televisive, di eh, utilizzare in dieci secondi, eh, quante saranno, un tot di parole. Se una di queste parole è utilizzata con la costruzione sbagliata, diventa un titolo che magari tu neanche volevi produrre, neanche volevi creare. Quindi il valore delle parole, prima ancora di quelle guerriere, è fondamentale. E il nostro dovere, anche come portavoce del Movimento, è di amministrarle sempre con parsimonia, con attenzione, però non siamo immuni d'errore. Grazie. Grazie Luigi per questa testimonianza. Adesso lo scorso seminario aveva come spunto un testo di Ilman La Politica della bellezza. Eh, questo seminario, invece, eh, abbiamo preso come spunto un testo di Han che è la società della trasparenza con le sue degenerazione, la sua dose di ansia, perché io l'ho letto quest'estate in effetti mi ha aperto insomma, gli orizzonti su molte problematiche che ha in sé la, sede della, della, la società della trasparenza. Quindi eh, sicuramente Maura ci darà degli spunti interessanti e ci aiuterà a capire meglio. Quindi passo la parola a lei, Maura. Grazie. Buon pomeriggio, ringrazio Dalila Nesci per avermi invitata a parlare appunto di questo libro, La società della trasparenza di Byung-Chul Han. byung, -Chulang. byung -Chulang è un filosofo coreano naturalizzato tedesco eh, che utilizza molto il, i modi della filosofia tedesca ma è anche eh, molto lapidario. Eh, per cui i suoi testi sono testi divulgativi che sono di circa un centinaio di pagine che possono leggere praticamente tutti. E sono testi molto puntuali, eh, testi che, che cercano di, ehm, di descrivere la realtà ma da un punto di vista filosofico, cioè facendo delle distinzioni che noi a un livello ordinario del linguaggio e della visione della realtà non riusciamo a fare. E in questo senso la società della trasparenza è una fortissima critica all'idea di trasparenza. Si apre proprio dicendo, nessun'altra parola d'ordine oggi domina il discorso pubblico quanto il termine trasparenza. Essa è enfaticamente invocata soprattutto in riferimento alla libertà di informazione. L'onnipresente richiesta di trasparenza che si radicalizza nella sua feticizzazione e totalizzazione risale a un cambiamento di paradigma che non può essere circoscritto all'ambito della politica e dell'economia. Che cosa dice Bionchulan? Che è pericoloso invocare la trasparenza e che invocare la trasparenza a ogni costo significa che non abbiamo fiducia. Questo è abbastanza evidente, che ci sia stato un tradimento da parte della politica, che tutti noi ci sentiamo traditi da parte della politica, è abbastanza evidente. Eh, è un tradimento che abbiamo iniziato ad avvertire già negli ultimi 30 anni, se vi ricordate poco lontano da qui ci fu un celebre lancio di monetine. Eh, Abbiamo iniziato a sentire questo tradimento, abbiamo iniziato a invocare la trasparenza, non solo in Italia appunto, solo che continuare a eh, invocare la trasparenza in ogni costo significa continuare ad alimentare una cultura del sospetto, ma soprattutto un impoverimento del linguaggio. Quello che dice Buianciulan è questo, lo dice insieme a tanti altri filosofi contemporanei, anche sociologi, ehm, l'idea che il nostro linguaggio a livello politico e a livello pubblico si è ferocemente impoverito. È molto difficile portare avanti delle vere discussioni pubbliche, un vero dibattito pubblico, dare un certo significato alle parole, anche discutere insieme del significato alle parole. In questo senso Bionciulan è fortemente critico nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con Internet, con l'emotività che si ha nella relazione con Internet. Quello che noi facciamo su Facebook o su altri social network, è eh, dare una reazione immediata, tant'è che su Facebook ci sono le, le reazioni. Quindi io immediatamente ti dico quello che, che sento, ma che sento di pancia. Quando si parla di politica, di dibattito pubblico e di azione pubblica, invece non si parla di pancia, si parla di pensiero. Il pensiero, però, oggi è fortemente deprezzato perché è complesso. Perché non ci sta dentro Facebook, è troppo complicato per stare dentro Facebook. E quindi, da parte nostra, da cittadini, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia delle risposte e dei dati. Da parte della politica ehm, c'è la difficoltà di creare delle teorie. Eh, c'è, se lo conoscete, il direttore di Wired, il direttore internazionale, che ha eh, elaborato l'idea della fine della teoria. Le teorie non servono più perché ormai abbiamo i big data, abbiamo i dati, ci bastano le informazioni, ma le informazioni senza una teoria, una teoria politica, non servono a niente, ci vuole una teoria politica. Nel libro che trovate lì, Lezioni Meraviglia, che ho scritto insieme a mio marito Andrea Collamedici, parliamo della teoria come una barca, è come se noi dovessimo navigare, in un mare. Per navigare abbiamo bisogno di barche. Senza barche, senza una teoria solida, non andiamo da nessuna parte. Il punto è che oggi la teoria ha bisogno di una complessità e di una disposizione che noi non abbiamo. In questo senso io rimango sempre sterrefatta quando sento parlare di, ehm, di... quando i cittadini dicono vabbè ma noi abbiamo il diritto di voto ma in realtà ci stiamo facendo prendere fortemente in giro se pensiamo che la nostra azione pubblica sia il diritto di voto questa cosa l'ho sentita dire purtroppo anche ad Andrea Carmilleri che, che citò un discorso di Pericle qualche mese fa ma Pericle non intendeva dire avete il diritto di voto, Pericle parlava di eh, deliberazione pubblica, di discorso pubblico parlava di azione eh, se, se vi interessa se la conoscete Anna Arendt parla di questo in vita attiva, cioè il, il vero discorso pubblico non è un discorso che si può limitare a un like, a un mi piace o non mi piace, una faccia arrabbiata, una faccia triste, un cuoricino. È un discorso che ha bisogno di guardarsi. Lui parla moltissimo di questo, di guardarsi e ehm, ha bisogno di tempo. Questo ovviamente non sta, non regge il passo con i tempi che viviamo oggi. Oggi è va tutto di corsa, il fatto che rischiamo, se invochiamo continuamente la trasparenza, di non darci il tempo che serve veramente a, a un'autentica trasformazione. Quello che lui dice è che, lui dice, che la, trasparenza, tra, la trasparenza significa osservare attra, attraverso, se io vedo attraverso qualcosa vuol dire che, che non rimane niente di quella cosa. Eh, quello che lui dice anche che lo schermo del cellulare è piatto. Quindi non lascia vedere gli avvallamenti, non lascia vedere anche i conflitti, le conflittualità che vengono. Ci dà l'idea appunto di, eh, che tutto sia liscio, che tutto sia omogeneo. L'idea di trasparenza, il rischio della trasparenza è di questa assoluta omogeneità. Eh, per questo lui scrive che la società della trasparenza non è soltanto priva di verità, ma è anche priva di apparenza. La massa di informazioni e di immagini è un accumulo nel quale si rende ancora percepibile il vuoto. Un semplice aumento di informazioni e di comunicazione non rischiare il mondo. Neppure l'evidenza agisce rischiarando. La massa di informazioni non produce alcuna verità. Più informazioni vengono liberate, meno intelligibile diviene il mondo. L'iperinformazione e lì per comunicazione non gettano alcuna luce nella tenebra. Per cui eh, noi abbiamo ancora questo forte senso di tradimento, anche questa rabbia nei confronti di chi ha cominciato a mettere in campo, eh, chi è stato molto capace di, di creare delle leggi o delle, dei regolamenti a proprio interesse. Quello che ci interessa è l'interesse comune, ma l'interesse comune per Bionciulan, e io sono assolutamente d'accordo, non può avvenire solo con una massa di informazioni, ha bisogno di una teoria politica, ha bisogno di una competenza alla base. Per questo eh, il politico, per Bioncciulan, non può sicuramente essere una persona qualsiasi, ma deve essere una persona che abbia una formazione politica, che abbia una capacità di pensiero diversa dal comune. E questa è anche un'altra cosa a cui dobbiamo stare attenti come cittadini. Se noi pensiamo che al posto loro ci potremmo essere anche noi, con delle competenze ordinarie, noi stiamo dicendo che la politica è una cosa per tutti. In realtà noi dovremmo dire che se abbiamo la vocazione di fare politici dobbiamo formarci da politici. Non può essere ogni cittadino a fare il politico. Questo eh, impoverisce la politica. E mi è venuto in mente perché l'ho trovato per caso, non so neanche se è ancora in commercio, ma è un libro bellissimo secondo me, Elogio del Moralismo di Stefano Rodotà. Eh, che tanti anni fa ormai, dato che le cose vanno anche molto veloci, eh, diceva delle cose veramente molto puntuali, anche lui sulla trasparenza, eh, preconizzando quello che poi dice Hann tanti anni dopo. Quello che dice è l'Italia sta diventando un perverso laboratorio dove elementi altrove controllabili si combinano e si corrompono in forme tali da infettare l'intero sistema e il contagio si diffonde dalla politica all'intera società. Dove ogni giorno vengono messi in scena il degrado del linguaggio, il disprezzo delle regole, l'esercizio brutale del potere, il tramonto della moralità pubblica, la rottura dei legami sociali, il rifiuto dell'altro. Quello che lui dice è che noi viviamo, ci viene detto, che viviamo in un perenne stato d'eccezione, lui prende questa, questa espressione di Carl Schmitt, eh, quando in realtà quello che noi siamo disabituati a fare è vivere in uno stato normale. Nello stato d'eccezione la trasparenza è legittima, cioè viviamo in uno stato di emergenza come se l'organismo è infettato e quindi abbiamo bisogno di mettere un antibiotico, cioè la trasparenza. Ma quando l'organismo non è infettato e tu ti prendi l'antibiotico, in realtà fai del male all'organismo. E se tu continui a prendere l'antibiotico e invece non cerchi di capire che cosa sta succedendo al tuo corpo, qual è il problema, cerchi di costruire nuove abitudini, il corpo non guarisce. Non puoi semplicemente colpirlo. E appunto con, con qualcosa del genere. Devi guarirlo in un altro senso, devi prendertene cura. In questo senso eh, quello che dice Bionciulan è che la forte richiesta di trasparenza rinvia proprio al fatto che il fondamento morale della società è diventato fragile, che i valori morali come la sincerità e l'onestà divengono sempre più insignificanti. Al posto dell'istanza morale caduta in disgrazia compare la trasparenza come nuovo imperativo morale, ma appunto non è sufficiente. Secondo l'articolo la Costituzione che cita Rodotà: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono avere disciplina e onore. Non devono rispettare il codice penale. Devono avere disciplina e onore, che sono imperativi morali. Infatti, quello che dice, in maniera anche lui molto lapidaria, ma che dovrebbe veramente farci porre delle domande, è che so che parlare di questione morale disturba, ma è la grande questione politica aperta e irrisolta. Se davvero la politica vuole riprendere il sopravvento, deve rendersi conto che le sue regole devono essere assai più severe di quelle del codice penale. Per cui lui fa riferimento moltissimo a mani pulite e anche a fatti successivi, perché alcuni di questi testi sono stati scritti prima di mani pulite. Ma l'idea è che non si può essere responsabile, cercare semplicemente di obbedire. Al codice penale, quindi di non, di non compiere dei, dei reati penali, ma si deve obbedire a qualcos'altro. E non è, come, vede, come diceva prima, non è. Solo il politico, ma anche il cittadino che deve farlo. Per cui quello che siamo invitati a fare oggi, secondo me, è passare da uno stato di eccezione, uno stato in cui abbiamo dato sfogo a una rabbia e anche a un, appunto, alle reazioni di Facebook, passare da questo a una deliberazione pubblica completamente diversa. Björn Ciulani insieme a Jürgen Habermas, che è l'ideatore eh, dell'etica del discorso, anche lui filosofo di quell'area geografica. Dice che abbiamo assistito al passaggio da eh, razionalità discorsiva a razionalità digitale. È molto pericoloso pensare che eh, il discorso pubblico sia un discorso che avviene solo su internet, perché quella è una razionalità digitale, cioè, quello è, eh, come dire, è solo un assaggio. Di quello che veramente è la razionalità discorsiva. Il fatto è che noi rischiamo di dimenticarci qual è veramente il discorso pubblico e di disimparare. Per questo, secondo me, come ho detto, il politico dovrebbe avere una formazione politica solida e anche filosofica. Perché non si può fare politica senza avere un'idea della storia e delle teorie filosofiche. Perché altrimenti è facilissimo o. A accumulare dati, a accumulare i fatti eh, o cadere o dimenticarsi di quali sono i rischi dell'azione politica eh, ma è anche un, uh, un imperativo del cittadino quindi non è solo il politico ma siamo tutti noi che dobbiamo ricordarci di questo. Biunculan um, cita Richard Sennett, che è autore di un libro che si chiama Rispetto. Il popolo deve avere fiducia nei suoi governanti. Se ha fiducia, accorda loro una libertà di azione senza sentire bisogno di consultazioni, monitoraggi e supervisioni costanti. Se non godesse di questa autonomia, il governante non potrebbe mai fare una mossa. La mia idea, la società che immagino io, anche il rapporto con la politica che immagino io, non è un rapporto in cui io posso vedere tutto ma in cui io mi fido non è un rapporto in cui io posso osservare i politici come se fossero nel panoptico di Bentham perché è questo il rischio ovviamente ma, um, ma l'idea è che il politico deve avere il tempo deve avere la possibilità di deliberare il fatto è che ci troviamo in una situazione che a quale politico possiamo dare questa fiducia a chi possiamo dire sì fai, fai come vuoi c'è una storia della tradizione che è una storia che mi è venuta in mente, magari un po' strana per, uh, da, da raccontare oggi, perché è un po' fuori forse dalle nostre idee morali, ma è una storia che mi è sempre piaciuta moltissimo. È la storia di, di Al-Khidr, l'uomo verde della tradizione coranica. Uh, l'uomo verde è chiamato così perché una volta sedeva su una terra arida e bianca e divenne uh, di un verde lussureggiante di vegetazione. Uh, Mosè incontra l'uomo verde e gli dice ti prego, posso essere tuo discepolo? L'uomo verde dice ma anche tu sei un maestro, non posso essere... no no ma io ti voglio seguire. Allora lui gli dice ma guarda, l'importante è che non mi fai domande su quello che faccio. Allora attraverso un fiume, in Palestina eh, si fanno prestare una barca attraversano questo fiume. A metà del fiume il Kidro fa un buco nella barca e la barca affonda. E Mosè gli chiede: Ma che cosa hai fatto? Hai fatto affondare una barca. C'è cioè, quei poveri, quei poveracci che te l'hanno prestata, ma tu non dovevi fare domande. Poi a un certo punto eh, arrivano, vedono un ragazzo e al Kidro lo uccide. E dice: Ma come uccidi quel ragazzo? Quel ragazzo era innocente, ma che cosa hai fatto? Tu non dovevi fare domande. Se la fai un'altra volta non puoi più essere il mio discepolo. La terza volta. Arrivano in una città, chiedono da mangiare, nessuno gli dà da, da mangiare, vedono un muro che è stato distrutto e hai chiedere si mette a riparare il muro. Cioè, scusa, non ho capito. Prima hai fatto delle azioni incomprensibili e immorali e poi a un certo punto eh, ti metti a tirare su un muro in una città in cui nessuno ci ha dato ospitalità. Io ti avevo detto che tu non dovevi fare domande, allora ti spiego. Ho fatto un buco nella barca perché in quella città c'è un tiranno che prende tutte le barche dei poveri, ma questo tiranno io so che morirà domani e allora domani quelle persone potranno andare a recuperare la loro barca e quindi quella barca rimarrà a loro. Poi ho ucciso quel ragazzo perché il ragazzo sarebbe diventato un tiranno anche lui e allora ho risparmiato i genitori di avere quel ragazzo tiranno. I genitori avranno altri figli e i figli saranno sicuramente migliori di questo, quindi ho risparmiato tanto dolore. La terza eh, perché poi ho ritirato sui muro perché sotto quel muro un uomo che era misericordioso e si comportava bene con gli altri, aveva custodito un tesoro. Se quel muro fosse, avesse finito di crollare, tutti intorno avrebbero trovato il tesoro e l'avrebbero preso. Ma in realtà quel tesoro lui l'aveva messo apposta per dei ragazzi. E allora io ho ritirato sul muro in modo che nessuno scopra il tesoro, quando loro sar saranno grandi, lo scopriranno. Ma tu non hai avuto fiducia. Ora, ovviamente, questa è una storia che ha. Eh, connotati e spiegazioni spirituali, però non mi sembra tanto difficile, eh, tanto diversa dall'idea di discernimento politico. Cioè, se noi abbiamo fiducia in un politico, quel politico può fare apparentemente qualcosa che noi non capiamo, ma il politico ha delle competenze e ha un pensiero politico che è diverso dal pensiero ordinario. Il fatto è che per noi è molto difficile pensare che esistano politici del genere. Il problema è questo, ma non possiamo accontentarci, non possiamo accontentarci di un accumulo di informazioni, non possiamo accontentarci del puro principio di trasparenza se eh, non facciamo spazio a qualcosa di diverso e per fare spazio ci dobbiamo impegnare personalmente. In questo senso ho cercato e Rodotà mi ha aiutato um, un altro termine. Il termine che mi è venuto in mente è... Vigilanza. Non pensate alla polizia, perché polizia a livello storico e, e a livello anche filosofico ha una connotazione completamente diversa, ma la vigilanza è un rapporto eh, di rispetto e di responsabilità che ha connotazioni completamente diverse. Quindi non è più la trasparenza come qualcosa che passa attraverso, qualcosa che rischia di diventare puro spettacolo, pura parvenza, perché quell'accumulo di informazioni qui non si può andare in profondità in questo discorso, ma rischia di diventare un puro spettacolo, una pura esibizione di positività. Ma nella politica c'è bisogno anche di negatività, c'è bisogno di incontro tra idee diverse. È per questo che c'è bisogno di una teoria, eh, una teoria che poi possa essere messa in dubbio, ma c'è bisogno di qualcosa di forte. Eh, l'idea appunto quella di vigilanza, perché l'idea di vigilanza... Dire in ballo una questione morale, appunto. A me non, non piace moltissimo parlare di morale perché in filosofia politica si fa una, dif una differenza tra etica e morale. Io parlerei più di questione etica perché la morale ha più a che fare con qualcosa di personale. L'etica è qualcosa che invece permette il rispetto di morali differenti. Ma è sicuramente una questione di responsabilità che noi non possiamo far finta che, che non ci sia. Rischiamo di banalmente buttare via il bambino con l'acqua sporca cioè ci siamo resi conto del tradimento, ci siamo sentiti traditi e allora nei confronti della persona con cui o delle persone con cui avevamo questa relazione, diciamo, ora mi devi dire tutto. Ma ovviamente, se trasliamo questo discorso a una relazione amorosa, una relazione effettiva, se c'è stato un tradimento, la risposta non è ora mi devi dire tutto, perché può essere una risposta solo apparente. Ci deve essere un passaggio successivo, il passaggio successivo è c'è una uh, dopo il tradimento. Può esserci, qualcosa di Può esserci una relazione magari con politici diversi, oppure adesso sarai, eh, riusciremo a vigilare e essere responsabili l'uno con l'altro, perché altrimenti la, la trasparenza rischia di essere un controllo serrato, un controllo che non lascia spazio e che non è eh, limitante solo per chi deve controllare, per chi è sospettoso, quindi per il cittadino, ma è limitante anche nell'azione del politico. Perché il politico può. Eh, il politico, io voglio delle, dei politici in Italia che passino le notti in bianco a, a riflettere sulle su delle questioni filosofiche, quindi non su una pura procedura, ma sulle idee filosofiche. Eh, che, che passino tanto tempo a discutere delle leggi. Noi rischiamo di andare, ovviamente eh, questo rischia di essere anche un discorso ehm, come dire, che, che non sta nei tempi, ma noi non possiamo accettare che i tempi siano solo quelli di Facebook, non possiamo accettare che i tempi della legislatura siano i tempi dei decreti legge. Noi, dobbiamo, noi abbiamo una Costituzione meravigliosa che è una Costituzione che ha... Eh, che, secondo la quale la, legislatura, la decisione su una legge è una decisione che ha bisogno di quel tipo di deliberazione pubblica, ha bisogno di una discussione pubblica. Noi non possiamo accettare che le leggi si facciano in cinque minuti, noi abbiamo bisogno di, ehm, di fare questo e secondo me abbiamo anche bisogno di, di politici che ci educhino, perché il politico non può accettare che il suo elettorato sia un elettorato ignorante, un elettorato che si accontenta di votare. Non, eh, nessun cittadino italiano può accettare che l'elettorato sia questo. Deve accettare un elettorato eh, consapevole, un elettorato che studi, un elettorato che sappia parlare. Quello che vedo io è che si parla di politica. Io ho avuto difficoltà, eh, per esempio, cioè, credo che la maggioranza di italiani non conosca neanche la differenza tra carica istituzionale, carica politica e carica amministrativa. Uh, che, che non sappia quali sono le cariche più importanti dello Stato, che non sappia delle cose banalissime, che sono cose che si studiano a scuola. Ora sarà pure in parte responsabilità della scuola, ma anche responsabilità personale, perché conosco anche persone che hanno fatto le, le mie stesse classi e che quelle cose non le hanno prese. E, um, questi sono discorsi di educazione civica. Noi abbiamo non, possiamo far non possiamo dimenticare, non possiamo dire ci siamo sentiti traditi e basta così, allora voglio sapere tutto, tutto quello che fai, tutto quello che spendi. Questo non è più sufficiente, dobbiamo passare a un'idea teorica, a una narrazione politica. Non si può fare narrazione solo su internet, su internet si fa comunicazione, una comunicazione immediata. Abbiamo bisogno invece di una narrazione eh, che guardi l'altro, abbiamo bisogno di discutere di ragionare perché ci troviamo in un momento in cui ci sono dei cambiamenti culturali fortissimi in cui sta cambiando moltissimo secondo me anche l'idea di essere italiani perché uh, l'identità nazionale non è più quella di prima non possiamo raccontarci che l'identità nazionale sia ancora quella di 20-30 anni fa ci sono italiani che hanno culture di provenienza completamente diverse dalle nostre non possiamo far finta di niente per questo però serve una classe politica che sia disposta a um, riprendersi la filosofia e anche di cittadini che siano disposti a essere educati, che non si accontentino più di votare e basta. Grazie. Grazie Maura, sei stata illuminante su tanti passaggi. Eh, ricordo infatti quando Beppe Grillo diceva: eh, Noi non vogliamo il vostro voto, non vogliamo solo essere eletti e quindi sostituirci ad altri. Quindi il nostro è un percorso molto lungo di crescita e tu ci hai, ci hai parlato anche delle insidie, de, delle evidenze eh, anche negative di questa società che viviamo eh, e dove potremmo insomma tutti quanti sp sprofondare. Adesso passerei la parola al nostro Marco Guzzi. Bene, intanto credo che sia molto bello e anche credo molto originale, forse la prima volta, non so, nella storia del Parlamento italiano, non lo so, ma certamente è una delle prime, io credo anche l'unica, in cui ci si incontra per discutere di temi importanti, radicali, che lo si fa in una serie di incontri che si spera abbiano anche un filo, questo è anche molto strano, cioè non è una cosa così, solo una volta, no, una botte via, come si dice diciamo, volgarmente a Roma, No, una cosa che abbia un filo di senso. E quindi io ancora voglio ringraziare Dalila Di Maio, il Movimento 5 Stelle, perché un'iniziativa di questo tipo non mi pare che altre forze politiche l'abbiano mai nemmeno immaginata, non dico realizzata, ma nemmeno immaginata. E questo credo che sia sempre da tenere presente perché se no usciamo dalla realtà, mentre la realtà è importante. Se siamo qui, è in un luogo anche particolare, preciso, che ci ospita per riflettere in un modo, come è stato anche detto, eh, diverso da quel clima, a mio parere asfissiante. Non so come i politici ce la facciano a stare spesso nei talk show tutte le sere o troppo, penso sia un, un, il vero sacrificio. Immagino, umanamente dovrebbero essere pagati più per questo, perché io lì penso che durerei molto poco. Molto poco, almeno a piede libero, perché probabilmente mi, mi, porre, mi fermerebbero dopo poco, perché eh, lo direi, non potrei non dirlo, insomma, che stiamo a fare, che ci stiamo a raccontare? Che gioco è questo? Verrebbe da dire, no? Stando talvolta in certi luoghi. Credo che degli incontri di questo tipo siano inusuali ma necessari. È necessario perché a mio parere la democrazia occidentale, questa grande forma storica, sta attraversando una fase critica, decisiva, io credo anche definitiva: nel senso che o troviamo le forme di un rinnovamento radicale della democrazia moderna rappresentativa, oppure la democrazia, come già sta avvenendo, si dissolve come progetto storico. Di liberazione dell'uomo, perché questo è la democrazia, di costruzione di una società più giusta e più egalitaria. Ecco, Casaleggio scrive: Il capitale ormai vince sulla democrazia, che sembra essere solo un intralcio, una perdita di tempo. Il capitale ha altri tempi, più veloci, non vuole regole mette i suoi rappresentanti nelle istituzioni. Ora questo dominio, su cui abbiamo parlato anche l'altra volta, ecco c'è un po' un filo, questo dominio che ormai è totalitario, lo dice Habermas che è stato citato, lo diceva Darendorf che parlava già delle nostre come delle società ademocratiche, in cui cioè la democrazia è solo formale, ma i veri poteri che gestiscono L'andamento della società sono altri e anche i luoghi decisionali sono altri. perciò cioè siamo in una società ademocratica, diceva D'Arendorf e lo ripete Habermas. Ecco, mh, mh, questo dominio sta consumando, a mio parere, logorando anno dopo anno, l'essenza stessa dell'uomo. E cioè, la natura di essere pensante e di essere libero, che sono le due grandi essenze dell'uomo. L'uomo è quello strano essere che pensa, rispetto a tutti gli altri esseri viventi che vediamo nella natura. Per l'uomo vivere non è scontato. Vivere è un problema, potremmo dire. L'uomo è quell'essere per il quale essere è un problema, o meglio una domanda, quindi è un essere pensante che vorrebbe essere libero. Ecco, Sartori, che certamente non era un estremista, no? conoscete il grande politologo Giovanni Sartori, concludeva le sue analisi sul futuro della democrazia con queste parole. La democrazia è un'apertura di credito all'Homo sapiens, cioè presuppone che ci sia un Homo sapiens, un uomo pensante, ha un animale abbastanza intelligente da sapere creare e gestire da sé una città buona, ma se l'Homo sapiens è in pericolo, cioè se è in pericolo l'essenza pensante e la libertà pensante dell'uomo, la democrazia è in pericolo. Quindi in questo senso, secondo me, la democrazia come progetto, come progetto di pensiero che ha avuto storia negli ultimi due secoli in particolare, questo progetto è in pericolo. E noi siamo in un punto decisivo. La questione morale, quindi, a mio parere, fortissima, la questione morale è direi la corruzione dilagante, se ne è fatto cenno, perché poi è la corruzione, se ci pensate, uno degli argomenti costanti degli ultimi decenni in Occidente, nell'Occidente democratico, sono effetti secondo me, cioè la corruzione è un effetto, l'effetto di che? Di una crisi terminale dello slancio, potremmo dire, filosofico-politico della democrazia moderna. Questo dobbiamo capire, cioè, se cala questo slancio, non abbiamo più una visione, una prospettiva di slancio, il corpo democratico della società si corrompe, cioè muore. La corruzione è un effetto in natura della morte degli organismi. Gli organismi muoiono e quando sono morti si corrompono, cioè si rompono. Perché si rompono? Perché non sono più vivi, cioè non c'è più quella vis, quella forza unitaria che è la vita, che dà unità all'organismo. L'organismo muore e andiamo in pezzi, tutti. E anche i corpi sociali, anche le nazioni, anche le civiltà possono morire come corpo e corrompersi. Ancora una breve citazione di Casaleggio può essere utile, dato che siamo qui. Diceva, a me sembra che tutti i problemi di cui stiamo parlando, cioè la legge che non viene applicata, gli operai che muoiono, il lavoro come ricatto, la riduzione in schiavitù delle persone, alla fine siano riconducibili tutti alla questione del denaro che ha preso il sopravvento su qualunque aspetto della nostra vita. Ma perché accade questo? Perché il denaro diventa il valore primario o l'unico? Perché non ce ne sono altri, non ce ne sono di vivi, non ci sono di convincenti, cioè capaci di dare slancio al pensiero, alla costruzione politica e quindi alla vita sociale. E quindi tutti, come diceva Guicciardini, 500 anni fa, ci si riduce al particolare, all'interesse particolare e quindi si finisce anche per essere facili preda di corruzione. Per cui non si ruba più nemmeno più per il partito, come era Mani Pulite, ma si ruba per se stessi. No? Cioè in fondo quelli di Mani Pulite avevano qualcosa di nobile. Cioè, uno gli diceva, no, pensa, sono andato in galera, ma... No, dico per ride. Eh? No, no, vabbè, no, ma per capire, ma credo che sia chiaro cosa voglio dire, no? Ecco, un conto era chi rubava per il partito, oggi si ruba a ta tasca propria o, per, o, o peggio, ecco, o peggio. E lui continuava dicendo, non è un discorso francescano, no? Prima diceva, vabbè, questo è il moralismo, no, è un discorso politico. L'accumulo di denaro non va d'accordo con la democrazia, l'accumulo di denaro non va d'accordo con la democrazia. Questo è un discorso economico-politico che ha implicazioni precise sul piano delle leggi, sulle banche, sulle imprese, in su cose molto concrete. Chi concentra molto denaro può influenzare la società, piegare la politica e quindi la gestione della cosa pubblica ai suoi interessi ed è esattamente quello che oggi è. Oggi noi viviamo in una oligarchia mondiale planetaria sostanzialmente. Questo lo dice ancora Habermas, lo dice il Papa, lo dicono i pensanti residui, no? Pochi: il sistema planetario è gestito da un'oligarchia finanziaria che a sua volta possiede quasi tutti i mezzi di informazione, influenza le classi politiche o addirittura le gestisce in via diretta cioè ci mette i propri rappresentanti, insomma lo sappiamo. Eh, o come volete, o come volete, ognuno ha i suoi poi diciamo. Eh, immaginari, però è così insomma, no? basta che uno segue le carriere politiche di alcune persone e vede che guarda un po', passano da ruoli importanti, eh, non so nella Goldman Sachs, poi diventano che ne so, presidenti eh, della de, de, de commissione europea, insomma si spostano sono so sempre loro, va a finì sono sempre loro, c'è chi ha fatto degli studi molto accurati come Gallino eh, calcolando anche proprio il numero di queste persone che sono c'è chi dice 90.000 nel mondo, sostanzialmente proprio il nucleo centrale, poi ovviamente c'è un'area di influenza a vari livelli che tocca anche decine di milioni di persone. Quindi è Ma dire questo però ragazzi, ecco dire questo alle 18.35 a Montecitorio è rivoluzionario. Dire questo è rivoluzionario. E lo è se poi, come fate voi giustamente, si trasforma in comportamenti per cui ci si limita. Il compenso, cioè si testimonia che il denaro non è il valore primario, che non siamo tutti vendibili o comprabili, che non siamo merce, e che i mercanti debbono stare al mercato, al posto loro, che è importante. Non è che io sto solo Friedman, che è uno dei più grandi economisti liberisti, quindi certo, diceva il mercato è un animale. Una bestia da traino funzionantissima, eh? utilissima, però la bestia la teniamo nella stalla. La bestia da traino non può governare un paese. L'animale che ha appunto i suoi impulsi animali, come diceva appunto Friedman, non deve essere al comando, non deve essere messo sul trono, sul trono c'è il popolo. Ci devono essere i, I legislatori, la democrazia, un pensiero che ha per fine non l'accumulo di denaro o la gestione di questo accumulo, ma altri fini, altri scopi, la crescita della libertà dell'uomo essenzialmente. Lo storico inglese Perry Anderson ha scritto un saggio un paio d'anni fa sulla London Review of Books, è molto carino, lo trovate se volete. In cui elenca gli innumerevoli scandali che si sono succeduti in Europa e che hanno coinvolto quasi tutti i leader europei, da Kohl, il grande Kohl, fino a Sarkozy, da Schröder a Blair, tutti. Senza naturalmente trascurare gli scandali statunitensi, ma questo bellissimo e molto anglosassone saggio, cioè pieno di fatti, date, numeri, quindi no, sapete come scrivono talvolta gli accademici inglesi, lui è di formazione marxista, così tanto per darvi informazione. Questo saggio però si chiama Il disastro italiano, <ride> perché noi anche in questo siamo i più bravi di tutti. Cioè, eccelliamo, gli italiani eccellono, per cui la corruzione in Italia non è diciamo, un fenomeno piccolo, ma è qualcosa, come sapete, ecco, Dalila parlava della Calabria, insomma, lo sappiamo bene, qualcosa di pervasivo. Cioè, è interessante notare che questo algido ma molto preciso studioso anglosassone finiva questo saggio del 2014 additando nel Movimento 5 Stelle forse l'ultima speranza in Italia <ride> andatevelo a vedere interessante, interessante e anche inaspettato, io non mi aspettavo che finisse questo lunghissimo saggio con questa apertura si chiama Anderson Perry Anderson pubblicato nella London Review of Books Ora, date queste premesse in breve, perché qui dobbiamo, diciamo, essere molto sintetici, è chiaro che per sanare la corruzione, questo stato di corruzione, è necessaria l'onestà, ma non basta. L'onestà ci vuole, no? è una qualità personale, è stato detto eh, che in qualche modo dovremmo, non dico pretendere, ma aspettarci da chi gestisce la cosa pubblica e anche da, da noi stessi. Cioè quello che serve oltre questo è ridare vita al corpo della democrazia. Cioè il corpo della democrazia va rianimato, ci vogliono camere di rianimazione. E le camere di rianimazione della democrazia sono parole, linguaggio, pensiero, questa roba qua che tentiamo di fare. Questo può diventare, secondo me, un polo fondamentale di un movimento rivoluzionario democratico, che voglia cioè cambiare veramente le cose da dentro, che non rinuncia all'impegno nelle istituzioni, ma che voglia che questo impegno sia iscritto in una visione ampia, consapevole, consapevole della crisi della democrazia occidentale, che affronti anche quel livello. Questo è il difficile, bisogna tenere insieme i due livelli. Cioè, ciò che ha fatto la forza dei grandi movimenti politici del Novecento, nel bene come nel male, è che tenevano proprio insieme queste due cose. Per cui il militante del Partito Comunista, per dire che vendeva l'unità al crocicchio della strada, io me lo ricordo quando ero ragazzino, lo faceva perché era convinto di partecipare alla rivoluzione del mondo, alla liberazione dei popoli sappiamo bene che questo non era, però insomma lui la forza la traeva da questo. Lo stesso si può dire per la destra nazionalista europea, ugualmente il militante viveva così. Quindi noi questo dobbiamo cercare di rianimare in un contesto completamente post-novecentesco, totalmente post-ideologico. E questo è, secondo me, molto importante e su questo vorrei chiudere. In Europa sono già nati e stanno nascendo molti movimenti antisistema, come vengono chiamati, cioè che non si limitano ad una critica interna ma incominciano a capire quello che abbiamo detto e a contestare un sistema globale dei poteri nei suoi vari livelli. Questi movimenti, a mio parere, però, hanno un enorme problema e cioè sono ancora... Profondamente radicati a livello di pensiero nelle ideologie del XX secolo. Profondamente. Anche se i più intelligenti stanno capendo che questo è un limite, penso a Mélenchon, per esempio, in Francia o anche a Podemos in Spagna, però in realtà se poi voi andate a leggere quello che scrivono filosoficamente, sono ancora molto, molto post marxisti, e io ho letto una bellissima anche intervista di Mélenchon, sarebbe bellissimo chiamare Mélenchon qua, perché sicura, Mélenchon o la Le Pen, anche la Le Pen, diciamo a destra, si pone come antisistema, ma è evidentemente troppo inzuppata del Novecento, della destra novecentesca, per cui poi se tu metti Macron contro la Le Pen vincerà sempre Macron. Allora, il Movimento 5 Stelle, secondo me, in questo senso è un caso unico in Europa, non solo in Italia, in Europa, perché la sua trasversalità è fin dall'inizio. Direi naturale, una genialata, una genialata a me sembra, non so a chi è venuto in mente. Comunque funziona, per ora funziona ancora. Ed è secondo me un punto di forza enorme. Cioè, Noi dobbiamo immaginare, secondo me, un movimento di riforma o di rivoluzione democratica che sia trasversale veramente, cioè che proponga questi temi di rinnovamento profondo, radicale del pensiero e dell'azione nella democrazia europea avendo chiuso il Novecento. Ma non chiuso nel senso che lo rimuoviamo, perché questo è quello che accade qui. Qui viene rimosso in realtà. Non si parla del comunismo o del fascismo in un modo di pensiero. Non c'è un'elaborazione, una digestione di questi fenomeni. Vengono rimossi come se fossero stati degli orrori e degli errori incomprensibili. E invece vanno elaborati eh, come in una psicoanalisi continentale per trarre anche da quelle forze, pur catastrofiche, le idee che comunque le hanno dato tutto questo successo e che quindi corrispondevano a dei bisogni. Però tutto questo in una sorta di digestione nuova, una digestione nuova di linguaggi, eh, quindi con un carattere come quello anche del movimento, quindi non violento. E in questo già siamo fuori dal Novecento, ampiamente almeno di quello europeo, non violento. Che tenga conto degli elementi personali della rivoluzione, cioè la rivoluzione è personale, tocca i cuori, tocca le, le emozioni, non puoi rimuoverle. Non puoi rimanere in un linguaggio, diciamo, fatto di calcoli, solo di numeri, astratto, razionalistico e irreale. Devi coinvolgere la persona, l'esistenza. Le città sono piene di persone allo sbando. Noi nei nostri gruppi ne abbiamo contatti costanti, migliaia, decine di migliaia di persone che avrebbero bisogno di una rappresentanza politica del loro disagio anche esistenziale e non la trovano. E voglio chiudere con quello che ha detto Romano Prodi. All'Università di Bologna il 23 febbraio del 17, perché ci può, può essere utile, credo, anche al Movimento 5 Stelle, <ride> lui finiva il suo discorso così: diceva in Italia la Lega Nord è arrivata, elettoralmente parlando, ad un risultato tutto sommato contenuto, esaurito il bacino di voti di chi ha paura delle migrazioni. Non riesce a sfondare. Beppe Grillo, invece, che ha rinunciato a qualsiasi richiamo esplicito a radici di destra, conquista un consenso molto più ampio. Il Movimento 5 Stelle infatti si propone come un movimento contro il sistema. Mi pare un passaggio estremamente interessante che nessuno ha analizzato fino in fondo. Cioè, Prodi capisce il pericolo. Questo è il pericolo. Creare un movimento antisistema che non abbia radici ideologiche né nella destra né nella sinistra estrema fa tremare questo sistema. Auguri. Dicevo, c'è ancora un po' di spazio per delle considerazioni. Vieni, facciamo come l'altra volta: che gentilmente ti avvicini qui. Maura, c'è un, una parte del tuo microfono. Perché mi ha dato una chiave di lettura per capire un, un fenomeno che non riuscivo effettivamente a mettere a fuoco. Allora io mi riconosco, mi definisco un attivista 5 Stelle, diciamo dal 2014, dalle elezioni europee e anche ovviamente da quando il movimento è entrato in Parlamento, l'ho seguito, come dicevo l'altra volta, essenzialmente da, dalle dirette dell'Aula e, e via via ho capito appunto l'importanza di questo percorso. Quando abbiamo stravinto a Roma, ho iniziato anche a partecipare alle assemblee degli attivisti del mio municipio. E inizialmente con grande entusiasmo perché questo fatto che si entravano nelle istituzioni, si partecipava al dibattito, gente comune, ognuno con la sua esperienza, con la sua competenza, lo trovavo veramente un fenomeno straordinario. E strada facendo, ovviamente, però, si sono. Eh, manifestate tutte le problematiche, le contraddizioni che a piccolo livello eh, rispecchiano anche forse quelle a un livello più macroscopico e cioè essenzialmente incentrate proprio su questo discorso della trasparenza. Cioè io mi sono resa conto che nel momento in cui si passa da una forza di opposizione che Coesiva perché è facile fare opposizione, no? si è essenzialmente d'accordo sul eh, dire no alla gran parte delle cose che ci vengono proposte perché effettivamente sono eh, in, inaccoglibili. Nel momento in cui invece devi prendere decisioni e fare cose per la comunità, tutto diventa essenzialmente divisivo. E. Però ehm, che cosa succede? Che ovviamente l'urgenza dei problemi impone che chi è stato eletto, eh, il presidente del municipio, i consiglieri, eccetera, agiscano anche abbastanza rapidamente, prendano decisioni, le mettano in pratica, a volte anche, non dico in maniera autonoma, ma ovviamente senza quella condivisione totale che la base, gli attivisti si aspettano e quindi entra questa politica del sospetto. In effetti il nostro municipio poi addirittura è caduto creandosi una, una scissione completa all'interno dello stesso gruppo 5 Stelle perché un piccolo gruppo ovviamente ha avuto fiducia nelle scelte del proprio presidente e l'ha seguito. L'altro gruppo invece non ne ha condivise le scelte. Ha interpretato che il fatto che venivano fatte in maniera non condivisa, non sufficiente dibattuta, oltretutto indubbiamente a queste assemblee degli attivisti i portavoce venivano, in parte sì, in parte no, il Presidente è venuto un paio di volte e poi non è più venuto, ma dicendo come le sue giornate da normali giornate lavorative diventavano giornate di, di 12, 14, 15 ore lavorative e mi rendo conto questo è un piccolo municipio figuriamoci poi a livello di Roma quindi si è creata questa spaccatura tra una base che ritiene che chi è eletto e portavoce non eh, comunichi più tutte le sue decisioni e soprattutto non si fida. Quando io ho cominciato a dire ma scusate eh la politica è necessariamente delega, è necessariamente fiducia in chi abbiamo eletto, perché altrimenti che, che, che ci stiamo a fare? Ovviamente sono stata accusata di essere piddina, di voler rifondare un partito, perché il movimento ha un, come dire, un metodo diverso. E, e su questa questione di metodo, effettivamente, secondo me ci sono state queste spaccature e non c'è stata una riflessione forse perché mancano appunto questi strumenti concettuali, queste teorie, per comprendere che eh, la situazione evolve. Quindi quello che andava bene come opposizione non va più bene nel momento in cui ha ministri, per cui è necessaria comunque una delega, è necessaria una gerarchigazione, anche se noi, diciamo, il movimento si pone come uno vale uno e come. Questo è il punto. Però eh, io credo, e questo soprattutto in visione di un possibile, come ci auspichiamo, governo nazionale, è un punto su cui molto riflettere, perché la base non comprende questo. E, mentre eh, appunto Maura Gancitano mi ha come dire, aperto, mi ha illuminato. Se noi coltiviamo questa cultura del sospetto, e pretendiamo questa mh, trasparenza assoluta non facciamo un passo avanti quindi il movimento penso proprio in funzione di questa sua evoluzione e crescita deve porsi questo problema quindi benvengano appunto come detto questi momenti di, di riflessione eh, queste camere di rianimazione come ha detto Marco Guzzi perché è troppo importante il fine che ci siamo posti per perdersi ecco, in queste diatribe. Mentre si prepara, prepara l'altra persona per la considerazione, poi sì, tranquillamente, eh, poi ognuno eh, se, se lo racconta un po' il Movimento 5 Stelle, nel senso che il rappresentante eletto ha la sua responsabilità e deve portare avanti. Eh, il suo mandato quindi al di là di chi si ritiene essere più 5 stelle o meno 5 stelle dell'altro sicuramente c'è una, una riflessione che dobbiamo fare su questi percorsi eh, interni di, eh, anche di, di partecipazione alla, alla stessa eh, politica mh, di vicinanza del nostro portavoce di quello che intendiamo il portavoce più vicino però il portavoce che è eletto è il portavoce di tutti i cittadini non di un ipotetico meetup o gruppetto che si auto identifica come tale. Quindi attenzione pure a questa cosa prima di pensare che sia già una degenerazione una spaccatura. Capisco comunque il, il senso che, che tu gli, le, gli davi, penso. Allora, salve, io mi chiamo Annabella e, e ringrazio Davila per averci dato questa, questa grande opportunità di essere qui con voi, perché è veramente emozionante ascoltare da, da persone come voi quello che in realtà... Io da insegnante nel mio piccolo cerco di, di fare in una terra che è appunto la, la nostra meravigliosa Calabria, una Calabria che purtroppo Dalila è abbandonata a se stessa, abbandonata da, da tutti, da tutti veramente se non eh, da voi, da te e dal Movimento 5 Stelle che negli ultimi periodi sta cercando di riportare alla ribalta questa terra che non ha nulla da invidiare a nessuno. Però una considerazione che io faccio è questa perdita di, di fiducia che hanno i giovani. Quando io mi metto in cattedra, o meglio, in cattedra non ci sto più perché sto tra i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di fiducia e la fiducia gliela dobbiamo dare noi. Questa, questa classe di, di insegnanti che scende in campo e fa credere ai ragazzi che ancora ci può essere una speranza, una speranza di ideali, una speranza di forza. Ora però questi ragazzi quando molte volte io discuto con loro non credono più a nulla, vedono la politica non come qualcosa che può essere al loro fianco, ma come una poltrona come il denaro, come questi falsi miti che la televisione e i mezzi di comunicazione purtroppo inviano è una cosa che fa più male, che i ragazzi non riescono più a comunicare, la comunicazione è importante, guardarsi negli occhi l'espressione, il volersi eh, metterci, mettersi in gioco, loro questo non lo vogliono fare più, se non per un unico fine il fine ultimo, il fine principale per loro è il denaro e invece non deve essere questo l'importanza di stare insieme, di eh, riuscire a costruire un futuro che non deve essere solo il mio, ma il futuro che deve essere di tutti quanti i ragazzi, questi ragazzi che purtroppo oggi si vedono abbandonati. E io lo vedo, lo tocco con mano e mi fa male veramente tantissimo vedere questa, questi ragazzi che ormai sono abbandonati a se, se stessi. E questo non va bene perché noi, noi eh, vecchia generazione, siamo cresciuti con questi ideali, con la voglia di voler combattere, di scendere in campo, perché sentivamo forte l'appartenenza al nostro territorio, la sentiamo ancora tuttora, con la voglia di difendere questa Calabria che purtroppo non ha nulla più. E allora io dico, organizzate anche questi bellissimi seminari nelle scuole. Ridiamo coraggio, ridiamo forza a questi giovani perché il nostro futuro chi sono? Sono loro. E allora io vorrei che veramente poteste venire voi e dare una speranza a questa terra così abbandonata a se stessa. Da tutto e da tutti. Grazie. Eh. Scusate. Sì, volevo rispondere alla domanda di prima perché mi permette di dire delle cose che volevo dire in realtà in risposta all'intervento di Marco Guzzi, eh, io non faccio parte del Movimento 5 Stelle e non sostengo il Movimento 5 Stelle, sono, lo osservo da, da tanti anni a partire dai V-Day, eh, però eh, non, al contrario di Marco non sono, eh, cioè vedo. Delle, dei pericoli che sono un po' quelli che ho detto eh, e secondo me vale un po' la regola del Signore degli Anelli nel senso che io personalmente non farei mai politica, non so se conoscete Socrate, Socrate gli era stato detto di non fare politica, a me non me l'ha detto il Daimon, però eh, credo che avere il potere eh, renda, cioè mi sento più ne, nei panni di Gandalf, anche se, se cambiano genere ed età, eh, cioè credo che, avere, che, che il potere cambi e quindi preferisco non averlo, eh, però secondo me questa cosa cambia evidentemente, anche il senso di responsabilità, da parte delle persone. Eh, per dire questo, volevo dire che io non sono d'accordo rispetto a quello che ha detto lui eh, sull'elogio sull della trasversalità. Eh, io credo che una teoria politica sia sempre una teoria che esclude qualcosa, che esclude delle posizioni, che prende delle idee forti. Eh, magari possiamo dire. Si può trattare di eh, una teoria politica post-ideologica, perché le ideologie, i grandi totalitarismi del Novecento vogliamo, credo, tutti eh, tenerli alle spalle e non rivederli. Il rischio, però, parlando di ideologia, è confondere l'ideologia con la teoria, quindi escludere completamente una teoria alla base, ehm, pa avendo paura che si tratti di un'ideologia, perché in realtà quello che rischiamo di fare non è post-ideologia, ma pre-ideologia. Ideologia. Così come l'accumulo di informazioni in cui in mezzo ci sono evidentemente anche notizie false eh, rischia di portarci in una situazione non di post verità, come si dice, ma di pre verità, di eh, farci perdere la capacità di distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso, perché spessissimo e sempre più spesso sono mescolati. E quindi è difficilissimo distinguere tra quello che diceva lui, quindi la connivenza tra potere politico e potere economico, eh, e invece delle cose che. Che sono immaginazione, che sono idee, che sono delle narrazioni fantastiche. A volte noi avendo visto serie tv, avendo letto libri di letteratura fantastica confondiamo, perdiamo un po' il senso della realtà. Eh, non dobbiamo perdere questo senso della realtà. Io quindi non sono convinta che basti la pratica. Io sono convinta che la pratica viene dopo la teoria e quindi secondo me ciascuno di noi deve elaborare la propria visione del mondo. Quindi sono d'accordissimo con quello che diceva la signora successivamente. Quello che manca ai ragazzi, lo dico da trentunenne, eh, perché lo vedo anche nei miei coetanei, che manca la visione del mondo, manca quello che in filosofia si chiama Weltanschauung. Eh, se manca la visione del mondo, manca la pratica. Se io non ho un'idea da raggiungere, non faccio, non agisco. Eh, in questo senso, se non ci vogliamo rifare alle idee del Novecento, rifacciamoci alle idee della cultura greca. Eh, quindi rifacciamoci a delle idee che non hanno quella ferita profonda che noi sentiamo, non hanno quel pericolo, ma che sono delle idee forti. Non dobbiamo fare a meno, non dobbiamo escludere le idee forti. Perché? Perché se le escludiamo manca ogni ulteriorità. Quello che eh, si diceva è che, eh, quello che diceva anche Marco Guzzi, è che la politica non può far finta che non esistano le emozioni e anche la psicologia dei cittadini. Che cos'è questo? È l'ulteriorità. Se noi parliamo solo di pratica politica, se noi parliamo solo di soldi, eh, ci perdiamo un senso di malessere generale dilagante in questo Paese, che è molto più complesso del fatto che mi sono stati tolti i soldi. Ciò che mi manca non è solo ciò che manca tantissimi miei coetanei, ehm, non è semplicemente il ciò che manca. Tra l'altro, eh, io, io e mio marito abbiamo due figli piccoli, quindi da trentenni con due figli piccoli viviamo in una condizione in cui l'Italia, cioè non è che la politica italiana abbia proprio voglia di darci una mano, eh, ma non possiamo, eh, cioè la politica non può far finta quindi che esistano solo i soldi. Quello che noi vogliamo come cittadini non è solo. Non è, perché non dico che è sbagliato, dico che non è solo questo, non può più essere solo questo, non può essere solo ridare i soldi, ma è creare una teoria, creare qualcosa che veda l'essere umano in una maniera completa, che veda il cittadino come un cittadino completo. Per questo Bionciulan dice che la trasparenza rischia di farci vedere attraverso, rischia che di noi si veda solo una puntualità, si veda solo un punto che spesso è il denaro, perché viviamo in una società capitalistica in cui quello che regola tutto è il denaro, ma no, la politica non si può occupare solo di questo, per cui ehm, credo che sia a livello individuale poi a livello di comunità importantissimo andare oltre questo, importantissimo per esempio creare dei dibattiti insieme ai ragazzi, farli parlare, perché altrimenti che cosa fa il ragazzo oggi? Dice ma io sto da una parte o dall'altra, che cosa credo? Sto da questi, ma, ma il, la, il modo in cui scelgo è, è un'opzione. Io scelgo tra due opzioni diverse, ma non mi faccio portatore di un'idea del mondo e non sto contribuendo, non sto entrando in un interesse comune. Quello che persegue è solo la mia soddisfazione e il mio interesse personale e questo è pericolosissimo. Per questo, le comunità non si costruiscono su Internet, le comunità si costruiscono solo faccia a faccia. E per questo devono essere create costantemente. Deve essere ricomplicato il linguaggio, non può essere impoverito. Devono essere distinte de le verità dalle falsità. E, e per questo ci vuole un'attività costante, una vigilanza di tutti su tutti. Per questo la questione morale, la questione etica ce la dobbiamo porre in prima persona. Perché purtroppo, e questo è qualcosa che credo tanti italiani dicono, senza, perché io ne conosco tanti che lo direbbero senza paura. Tantissimi italiani, se fossero eletti al Parlamento italiano, farebbero le stesse cose che sono state fatte dai politici negli anni 90. Farebbero esattamente le stesse cose. Questo è pericoloso, per questo quello che, dice, che diceva Rodotà era eh, che dalla politica tutto questo se, 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 è stato portato alla società. Il problema è questo, è che non farebbero niente di diverso. Per cui se non cambiamo noi, in quanto cittadini, se non pretendiamo una teoria politica alla base dei movimenti e dei partiti politici, eh, in realtà ci terremo la cultura del sospetto, non smetterà la cultura del sospetto. Per questo secondo me va bene tenere fuori le ideologie che hanno portato i totalitarismi, va benissimo cambiare il linguaggio perché un linguaggio post marxista di cui qualcuno oggi si fa ancora portatore, è un linguaggio vecchio che non tiene il passo con, con i cambiamenti della società, ma dobbiamo creare un linguaggio un linguaggio nuovo, che non sia un linguaggio semplificato, ma che sia un linguaggio complesso, difficile da capire. Cioè i ragazzi oggi devono avere una visione del mondo, ma non deve essere semplice, non deve essere un'immagine, non può essere solo qui, non deve essere un'immagine liscia, ma deve essere qualcosa di complicato che possano scoprire e deve essere un viaggio politico, non può essere la visione di un video, non è sufficiente. Eh, questo credo che sia una pretesa che, che dobbiamo appunto avere eh, tutti quanti nei confronti principalmente di noi stessi. Per questo, io no, non vedo, eh, come dire, vedo mh, in prospettiva, cioè cerco un futuro e non mi faccio. Per cui, spero che in questo no, non abbiate a male, eh, però, no, non mi faccio come dire, non, non sono. Non aderisco né a un movimento né a un partito politico in Italia. Però quello che, che cerco di fare è parlare di questi temi, perché secondo me questo tipo di cultura e questo tipo di attenzione nei confronti della politica è importante. Noi nei confronti della politica e dell'economia abbiamo fatto finta niente per tanto tempo. Andavamo al supermercato e compravamo le cose al supermercato senza domandarci cosa ci fosse dentro. Poi abbiamo scoperto che c'erano delle schifezze assurde. E, ma perché non ce lo siamo chiesti? È anche nostra responsabilità. Perché finché noi compriamo qualcosa senza domandarci cosa c'è, finché non domandiamo, le persone che hanno esclusivamente un interesse economico continuano a venderci la spazzatura, eh, continuano a, dar, a fare spettacolo anziché fare politica. E questo è pericolosissimo. Solo per, per ribadire che noi abbiamo voluto fortemente, ho invitato fortemente con, con sincera gioia sia Maura Gangitano che Marco Guzzi, perché sono dei liberi pensatori, quindi non sono persone che aderiscono necessariamente a un partito di una forza politica. Quindi grazie per questi contributi, Luigi. Grazie. Sì, volevo aggiungere qualcosa. Prima di tutto io credo, da persona che è nata. In prossimità della caduta del muro di Berlino. Le prossime elezioni oltre 20 milioni di persone voteranno, sono nate poco dopo, poco prima della caduta del muro di Berlino. Se noi oggi vogliamo leggere questa società con uh, le chiavi del Novecento è, è come inserire un chiodo con un cacciavite, non ci riusciremo mai. Eh, io faccio parte di questa generazione, ho 31 anni, una generazione che sta vedendo cambiare intorno a sé tutto, le certezze che avevano i propri genitori. Noi siamo stati educati con delle certezze che si stanno sgretolando una ad una, a partire dalle professioni, a partire dal modello di istruzione, dal modello di economia, dal modello di trasporti, tutto. Cioè non c'è più niente che si mantiene in piedi delle certezze che aveva mio padre che ha fatto il geometra, ha aperto un'impresa e ha portato avanti per 30 anni la sua impresa ed edilizia. Oggi le imprese hanno una mortalità che è 10-20 volte tanto quella del tempo in cui mio padre ha aperto un'impresa. Mio padre ci ha messo, credo, un decimo del tempo che ci mette un imprenditore oggi ad aprire un'impresa. Il fatto però di non avere ideologie, che noi rivendichiamo, cioè siamo un movimento post-ideologico, non significa non avere un'idea di paese. Il Movimento 5 Stelle non è nato, eh, per carità, eh, non, non voglio fare polemica con nessuno, intorno ai soldi è nato, o alla contestazione dei soldi nella politica. È nato intorno alle 5 Stelle, che sono i beni comuni: acqua, trasporto, connettività, ambiente. Abbiamo portato avanti queste battaglie per anni perché pensiamo che l'economia debba esistere, il mercato debba esistere, ma ci sono dei beni necessari alla sopravvivenza dell'individuo intorno ai quali non ci devono essere logiche di profitto. È così che siamo nati noi. Cioè noi facevamo le battaglie e facciamo le battaglie per questo. E credimi, fare opposizione non è semplice, è divisivo, perché fa arrabbiare un sacco di gente. Perché quando tu fai una battaglia per chiudere le centrali a carbone in questo Paese e spostare sulle rinnovabili, te ne inimichi di gente. Non solo, non solo scusami, no, ma non, lo sto dicendo, guardate, non sto facendo, siamo tutti insieme in questa cosa ed è bellissimo, anzi è uno stimolo per me per rispondere. Eh, non solo ti nemichi quello che c'ha la centrale del carbone, ma anche tutti quelli che ci lavorano, che vivono il ricatto occupazionale di un paese in cui all'ilva si deve scegliere tra morire di tumore o lavorare. Allora, io penso che la logica del sospetto nei confronti della politica, oggi i politici se la sono meritata, se la devono recuperare la fiducia. Questo significa... Che un presidente di municipio, un sindaco o un presidente del Consiglio deve andare all'Assemblea degli Attivisti ogni giorno. Secondo me è travisato il concetto. Quando io eleggo il Presidente del Consiglio dei Ministri o eleggo il sindaco della mia città, io non gli chiedo di venire in un'assemblea a riferire, gli chiedo di istituire di diritto gli strumenti di partecipazione e di trasparenza che mi permettono di controllarlo. E sono d'accordo quando lei diceva ha bisogno di tempo. Ok, allora non deve avere un input su ogni cosa. Perché deve realizzare il programma per cui è stato eletto. Ha bisogno di tempo? Sì, ma mentre lo fa sia trasparente, così magari cominciamo a fidarci di lui. Per me queste cose possono risiedere nella stessa idea di politica. Il vero problema è che oggi la percezione, e lo dico senza fare riferimento a persone presenti, lo dico in generale, la percezione del movimento che si è data è è quello dei click, poi scopriamo che tutti quelli che ci accusavano siamo quelli dei click, aprono i blog però non li riescono a mantenere, aprono Bob e non riescono a farlo funzionare e non comprendono neanche le gravità di un attacco hacker che abbiamo ricevuto prendendoci in giro quando invece dovremmo avere solidarietà. Però noi stiamo esplorando un mondo in questo momento non come forza politica ma come generazione. Perché qui nei prossimi sette anni il 60% dei lavori in Italia si trasformerà o sparirà. Il 50% dei lavori sarà creativo, legato alle nuove tecnologie, all'innovazione. E noi questo treno come Paese lo abbiamo perso, il treno dell'innovazione. Sta cambiando la mobilità. Non abbiamo più una macchina per ogni famiglia o per ogni persona. Stanno cambiando i meccanismi di mobilità. Cambia il lavoro. Cambia l'aspettativa di vita che aumenta, avremo molte più professioni legate a, alla, ai meno giovani, agli anziani e non le stiamo formando come servono, non ci stiamo formando come Paese per le professioni creative, non stiamo attraendo investimenti in questo, continuiamo a fare provvedimenti che modificano il, la disciplina del lavoro per creare lavoro, quando invece per creare lavoro devi fare gli investimenti nell'economia, non nel modificare la disciplina lavorativa eliminando i diritti dei cittadini come l'articolo 18. Allora, io non ho tutte le risposte, però so di essere quella generazione che dieci anni fa, esattamente dieci anni fa, decise con un atto di fiducia, non di sospetto, di chiedere alla politica del 2007, al Parlamento del 2007, guardate, io ho tre proposte. Vorrei che discuteste, non approvaste, discuteste le preferenze nella legge elettorale, un obbligo di due mandati perché non ne posso più da ventenne all'ora di vedere gente trent'anni lì dentro e che i condannati non entrino più in Parlamento. 350.000 firme raccogliamo in un solo giorno. Sono stati negli scantinati del Senato fino al 2013, ci siamo andati a prenderli noi quando siamo stati eletti. E li abbiamo proposti per quattro anni e mezzo e non ce le hanno mai approvate. Questa generazione qui politica che sta qui dentro, che molto spesso ci prende in giro, come si prendono in giro tutta una serie di giovani e meno giovani che stanno intraprendendo nuove strade, sia lavorative sia, sia, sia personali. No? Io ho il mio governatore, la regione Campania, che si chiama De Luca, che ogni volta mi prende in giro dicendo Gigino Webmaster, perché io facevo il Webmaster prima che rientra in quel 50% di lavori creativi che arriveranno nel 2025 in questo Paese. E non, non sta offendendo me, non, non me ne frega, figuriamo, è anche simpatico, riesce a, a, difficilmente a dividerlo da crozza, a, a capire chi sia crozza e chi sia deluso. Non è un problema, però sta prendendo in giro, come fanno molto spesso altre persone che magari non hanno cariche istituzionali, una generazione di persone che si sta reinventando, che si sta lanciando in un nuovo settore, che sta sviluppando nuove idee in questo Paese, io ne conosco tantissimi, perché il mondo della, dei lavori creativi in questo Paese sta esplodendo, soltanto che non è istituzionalizzato, non c'è niente, non c'è nessuna attenzione da parte delle istituzioni. Allora, io so solo una cosa, che non è più con i modelli del Novecento che possiamo affrontare questa realtà, potremmo affrontarla tutti quanti insieme, certo fidandoci sempre di più gli uni degli altri, ma ricordandoci anche di chi non fidarci, perché sono quelli responsabili del disastro in cui siamo. E io verso quelle persone non posso fare atti di fiducia, posso al massimo pretendere atti di diritto che mi garantiscano almeno la possibilità di sorvegliarli. Io forse ho trovato un termine ancora più appropriato, che è la sorveglianza. Per me va bene, per me per me. Per... Ah. Vabbè, eh, Io preferisco la, la, la vigilanza perché sorveglianza è proprio, fa sì. pensare a Foucault, sorvegliare e punire. Perfetto, quindi... perfetto. In, ogni caso, in ogni caso, vigilanza, sorveglianza. Quello che penso io è che comunque non possiamo, in questo momento storico del Paese, lasciare che le istituzioni vengano, eh, come dire, gli venga concesso un atto di fiducia e basta. Penso che servano necessariamente delle regole e degli strumenti. Però non, cioè quella visione che quello che hai visto tu non è quello che pretendiamo noi, cioè noi vediamo che un presidente di municipio o un, un sindaco, un presidente del consiglio lavori bene, lo faccia col suo tempo che è il suo mandato e ci consenta di vedere che cosa sta facendo attraverso tutti gli strumenti che oggi esistono già che non è un problema ormai istituire, anche perché gra gra grazie al fatto che c'è la rete, io posso andare sul sito internet e scaricare un un uno strumento, o un uno strumento urbanistico, un atto, una delibera. È chiaro che poi questi atti, queste delibere le devo capire, però io penso una cosa, a differenza, io penso che oggi siano più... I cittadini che debbano educare i politici ad un nuovo modo di fare politica, che debbano pretendere. Io credo molto nel fatto che abbiamo, dei, abbiamo degli elettori migliori dei loro eletti e questi elettori oggi devono pretendere dalla classe politica sempre di più, anche da me, anche da Dalida, soprattutto da noi. E c'è un modo di fare politica diverso perché, se si entra qui dentro, si può essere diversi, si possono fare cose rivoluzionarie. E io, in questi anni, l'ho visto fare a noi. Non sono solo le cose dei soldi, ma qui in questi anni è successo di tutto. Hanno provato in tutti i modi a, a, a distruggere il Movimento 5 Stelle. E arriviamo, dopo dieci anni, dal primo v day come prima forza politica del Paese. Quindi c'è anche un po' da essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Grazie Luigi, allora io chiuderei, c'è solo un intervento o qualcun altro che se mi segnala con un'alzata di mano io capisco, se vi avvicinate fate queste considerazioni così poi chiudiamo. Passiamo questo, si sta più comodo? Grazie e buonasera a tutti, sono Silvana Abate, vengo da Corliano Calabro. Abbiamo un consigliere comunale nel nostro gruppo, Francesco Sapia, e devo dire, eh, Presidente, che le sue parole mi hanno rincuorato molto. Noi operiamo da cinque anni già facciamo opposizione al nostro comune, nel nostro comune e la trasparenza qui si sta parlando di temi veramente cari, l'etica non la morale, ecco mi permetto di ripetere le parole che ha detto la professoressa, è la trasparenza. È vero che la trasparenza nasce da una mancanza di fiducia. Però questa mancanza di fiducia è stata eh, necessaria perché hanno distrutto la nostra nazione a livello centrale, ma anche nelle zone periferiche. Io vengo dalla Calabria, noi siamo una regione non solo abbandonata, sfruttata perché è un bacino di voti per quelle persone e per quei deputati e senatori che sono stati anni qui presenti e non hanno migliorato nulla, anzi ci hanno tolto tutto. Quindi trasparenza, che è un nostro diritto, non la, la leggo, secondo il mio umile pensiero, a... Un concetto negativo se non resta fine a se stessa. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un modo di procedere nel nostro comune. Prendiamo una questione che, o solleviamo noi perché vediamo delle discrasie ed è anche dell'illegittimità, o ci viene segnalata dai cittadini. Andiamo in comune, facciamo l'accesso agli atti perché la trasparenza è garantita con uno strumento giuridico. E lì esce di tutto. Ultimamente, per la gestione dell'acquedotto, un eh, dirigente di settore, nel momento in cui abbiamo sollevato delle manutenzioni fittizie o non fatte a regola, si è messa in aspettativa. Sei mesi di aspettativa, ma noi siamo lì, stanno finendo i sei mesi di aspettativa, la, eh, siamo lì ad aspettarla a rendere conto e a chiedere contezza di ciò che succede. Però, ecco, io dicevo all'inizio, non deve essere fino a se stessi, i dati che vengono raccolti esercit esercitando la trasparenza devono poi essere messi in atto. E noi come facciamo? Facciamo, chiediamo, eh, rispetto a quelle criticità e quelle illegittimità, proponiamo le nostre soluzioni, ci confrontiamo, sentiamo degli esperti in materia e ritorniamo nelle istituzioni, perché il Movimento 5 Stelle... Crede nell'istituzione e porta la sua rivoluzione nelle istituzioni, quindi noi ritorniamo dal sindaco quando ci vedono si tengono la fronte e diciamo: Qui c'è questo problema, va risolto in questo modo. E se non lo fate, siccome noi abbiamo raccolto i dati, andiamo a rivolgerci agli organismi competenti, che a volte sono anche le procure della Repubblica. Quindi a questo punto. Si è verificato un fatto molto strano e chiudo subito, che da quella che è la nostra opposizione siamo diventati quasi quasi la maggioranza, perché il sindaco in ogni decisione importante chiama il Movimento 5 Stelle che è divenuto quasi quasi, e questo noi non lo vogliamo perché non vogliamo essere avvicinati alla vecchia politica, il Movimento 5 Stelle per consultarsi. Lo facciamo per che cosa? Per un fine comune. Sempre tenendo presenti i principi del Movimento 5 Stelle, perché, esisto, perché, no, perché esistono i Movimenti 5 Stelle, a noi a quello ci, eh, ci, ci ispiriamo sempre. È vero che forse adesso crescendo, ehm, forse ecco, bisogna ragionare su una mappa concettuale immediata alla quale noi dobbiamo attingere noi come meetup e come consiglieri comunali. Però sostanzialmente è una grande conquista la trasparenza, perché l'unico strumento che si ha per capire, illuminare ciò che non va e dare anche delle soluzioni. Cioè il passo successivo deve essere questo: essere prepositivi, dare delle soluzioni e collaborare con l'amministrazione. Un'ultima cosa e chiudo: il capitalismo, il denaro che comanda tutto. Noi siamo due comuni grossissimi della fascia ionica, questa è una cosa importante che rubo. Che eh, nella Calabria che improvvisamente. Eh, sono stati trascinati in una fusione, o meglio, uno dei due comuni, Rossano, rispondendo a logiche per noi lobbistiche e quant'altro, e per mettere le mani sul, sui finanziamenti che vengono dalle fusioni, ci stanno trascinando in una fusione, con presupposti illegittimi. Allora, quando noi, Movimento 5 Stelle, abbiamo sollevato le illegittimità, le violazioni di norme che a nostro avviso ci sono e che sono adesso davanti al TAR, ci siamo sentiti dire "ma c'è il referendum, quindi noi dobbiamo dare spazio alla democrazia e quindi al voto del popolo", ma io noi facciamo sempre questa domanda: una democrazia fondata sulla violazione di legge, ma che democrazia è? Quindi Brava, vabbè, con questa domanda. Sono, chiudo qui, ci sarebbero tante altre cose da dire. Tanto noi abbiamo portato la nostra piccola testimonianza e eh, dicevo al professore però ecco, si ha bisogno di un'ulteriore un ehm, piattaforma o mappa concettuale o non so com, come definirla, alla quale noi eh, come consiglieri comunali, come ehm, enti locali, dobbiamo necessariamente riferirci. Grazie. Grazie. <ride> dobbiamo... Salitiamo Luigi che va via e anche Maura Gancitano che deve giustamente rientrare. Li ringraziamo. Vieni. Vai vai Maura, tranquilli. grazie a te per la disponibilità. Caro scusa, no, fare do una testimonianza come diciamo, non sono di 5 Stelle nemmeno io e diciamo una testimonianza come appartenente ai gruppi Darsi Pace che seguono Marco e, diciamo, per noi mh, due temi. Il primo tema il concetto della trasparenza per noi è un metodo, un metodo che ci consente in qualche modo di comprendere e penso che in questo senso in qualche modo sia stato utilizzato dal Movimento Politico 5 Stelle, quindi forse non è un obiettivo in se stesso, ma è un metodo. E, e come tale è un metodo utile perché consente di guardare in noi stessi e, e comprendere ciò che va bene e ciò che non va bene. Ma eh, diciamo, non essendo, essendo un metodo e non il fine, è, è un pezzo del cammino. In questo senso, eh, non, non sono completamente d'accordo con la filosofa Cancitana che dice che in qualche modo oggi c'è bisogno di teorie. Sì, forse è vero, c'è bisogno di pensiero per cambiare il mondo, però è anche vero che. Il metodo per la formazione del pensiero molto spesso parte dal basso, parte dalle esperienze. Questo lo vediamo, lo vedo, lo vediamo professionalmente e lo vediamo anche nell'esperienza che abbiamo. Quindi l'esperienza eh, guida anche la creazione di, di nuove idee. Quello che oggi alla politica è stato elevato e al mondo del, del, della società è stata elevata è questa partecipazione che penso che in qualche modo il movimento stia recuperando, anch'esso come metodo. Di certo rimane sicuramente necessaria un'elaborazione più profonda, un'elaborazione anche teorica che vada al di là del concetto di trasparenza ma che consenta quella che la signora chiamava mappe concettuali, che consenta anche di riempire di concettualità che non sono delle teorie che vengono prima delle pratiche ma che vengono dalle pratiche, vengono dalle esperienze che poi vanno anche in qualche modo concettualizzate perché altrimenti poi le azioni diventano complesse. Per cui le azioni che poi devono essere poi propositive e costruttive, se non hanno dei, dei paradigmi, delle, delle, dei, dei punti di riferimento, dei, dei lontani momenti di, di, appunto di arrivo, diventano poi complesse da, da, da raggiungere. Grazie. Ecco, perfetto, chiudo quello e dire che eh, a proposito di, dei liberi eh, pensatori, eh, il, il, prossimo in, eh, il prossimo seminario eh, di filosofia avrà come, come argomento il, il ruolo dell'intellettuale nella dialettica politica, a proposito di certi intellettuali che poi sono solo un megafono del potere, della propaganda di governo. Quindi sarà il 28 settembre, anche chi non potrà essere qui seguirà in streaming con eh, la presenza del professor Maurizio Iacono dell'Università di Pisa, con eh, il senatore eh, Morra sempre del Movimento 5 Stelle e sempre con Marco Guzzi a cui lascio le conclusioni e vi saluto. Sarò breve. No, penso che possiamo chiudere con due, solo i forse spunti. Il primo è che è evidente che la trasversalità di cui parlo è un'enorme elaborazione di pensiero. Quindi mi dispiace che andato via Maura, non so come lei possa anche solo immaginare che questa trasversalità sia una cosa così che facciamo senza pensiero. Badate ben non io, direbbe Leporello, insomma, no? Cioè, io casomai eh, posso essere accusato di essere anche forse troppo teorico, nel senso che ho scritto 25 volumi di teoria e poesia, quindi voglio dire, non è che mi manca questo. Quindi è ovvio che se parliamo seriamente di un pensiero trasversale, di un pensiero politico che supera il Novecento, come ho detto... Questo implica un'elaborazione teorica del Novecento e non solo, ma di tutta la modernità e di tutta la civiltà cristiano-occidentale nella sua apertura planetaria, quindi non una cosetta ma una cosa complessa. Nel frattempo, però, non è che ci possiamo chiudere in un eremo a fare i filosofi eh, greci, no? ma dobbiamo essere presenti nella storia, nella sua controversia nel suo magma e in questo il Novecento è utile perché i movimenti rivoluzionari del Novecento erano movimenti filosofico-rivoluzionari, quindi in cui la filosofia e il pensiero si sapeva fare prassi più o meno catastrofica, quindi noi questo lo dobbiamo imparare a vivere in un altro modo e questo implica un grande anche pensiero che non è teoria astratta ma è teoria pratica quindi esperienza di vita e qui arriviamo anche alla trasparenza cioè, la trasparenza è un concetto ambiguo come la rete è un luogo ambiguo e ancora Casaleggio eh, che io cito non perché io appartenga a queste cose io appartengo io non appartengo non lo so io non lo so eh, lo, io lo dico come battuta io se appartengo a mia moglie è già, è già una gran fatica sono 40 anni poi appartengo ai miei figli e qui ce ne sono presenti due dei miei tre. Nel caso proprio mi, mi sottoponeste a tortura, potrei dire che appartengo a Dio ecco. e alla Chiesa Cattolica, perché è un luogo talmente vasto e confuso dove di dentro c'è tutto e quindi ci sto pure io, vero Don Mimmo? Eh. Punto. Dopodiché. dopodiché Dopodiché, se sto qui in questo bel luogo a Montecitorio, invitato dal Movimento 5 Stelle, cerco di dialogare col Movimento 5 Stelle cercando di dire cose che magari so condividiamo, no? si dice. Questo si chiama relazione. Essere in relazione e non essere in antagonismo. Che, che me frega a me di dire, Dalila, quello che dici non mi piace. <ride> cioè, si può anche fare, però non è che sia poi estremamente proficuo, avendo 20 minuti di tempo. Quindi. Casaleggio diceva alcuni ritengono che il futuro della rete possa oscillare tra una dittatura di tipo orvegliano, che sono le paure di Byung Chung Han, che tutto venga controllato, diciamo, ecco, in cui l'informazione sarà totalmente controllata e ritenuta inconsapevolmente l'unica verità, e la democrazia diretta con un'informazione libera e la partecipazione diretta dei cittadini in ogni aspetto della cosa pubblica. Io penso che si manifesteranno entrambe le ipotesi, ma la democrazia diretta nel tempo preparerà. Ora è chiaro, ragazzi, che questo è un bel sogno che se vogliamo lo possiamo contribuire a creare. D'altra parte, la trasparenza, ragazzi, richiede una luce. Un corpo trasparente, se è attraversato da una luce, dà luce. Se non c'è una luce che illumina il corpo trasparente, serve solo ad intensificare il buio. Quindi diamoci da fare per essere trasparenti, ma anche per portare una luce che faccia irradiare attraverso la trasparenza una nuova vita umana.